Eccoci qua, ragazzi. Oh, Buonasera a parlami. tutti. Bentrovati Buonasera. tutti. Qua ci siamo Buonasera. in dolce, no, dolce, in buona compagnia, perdono, ho sbagliato a parlare. Sono un po' stranito stasera, ma è colpa mia. Stanno arrivando le torte, così per la cronaca. Una fettina di... Com'è venuta? Non buona? Così, ecco, in diretta live, ragazzi, una bella fettina di torta alle mele, ciapa. La Um. canta Eh? un podologo. Sì, e coso Gigi D'Alessio, lo sai tu Gigi D'Alessio. E ha detto sono partito col piede giusto. Detto da un podologo. Sono partito col piede giusto. Oh, cazza solo in falsetto. Mi pare più col boccone giusto. No, testa zitto. Non devi... Scusate, non devi parlare. Perché sei sempre quello che crepa di rabbia quando mangio io, poi vai a mangiare tu. È come lo sbadiglio, è contagioso, zio. Scusate, dici che è contagioso? Sì. La torta alle mele, ragazzi, è contagiosa, c'è poco da fare. Cominciamo? Dai, va. No, Oh, padon, giusto? ore bro. Are bro. Perché oggi ce l'ho con queste cose strane? Vabbè, appena uscite vi beccherò in No, 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 appetito. ti stiamo aspettando, gnocco. Voltare a Non sinistra. se ne Ah, pensa a oddio, l'ho discutere. trovato. Trovato, Io trovato, trovato. già. Come te l'ho descritto, non potevi non trovarlo. Sopra la spinta svedese, la prima città, quella. No, ma pure gli svedesi quando devono dire dov'è che sei tu? Ah, sono di vicino alla scritta Svezia. Ah, Orebro, giusto. Sto Esatto. cercando. Io allora verrò. Meglio di Ok, Google ho Maps. il garage. Ah, io lo voglio Google Map, mi manca cazzo fare i giretti con lui. Ale, stai guardando la live, tesorino bello. Sì. Vedi un po'? Ho visto. Guarda che boccone, grosso come il padiglione della cucina. Ale, guarda dietro di te. Ma che mi hai tamponato poco fa? No, ti sto dando un bacino, sai com'è? Ho sentito infatti che si è spostato il camion poco Non voleva il bacino. fa. Lo so. Chiamiamolo bacino quello. Non mi pare bacino. Gestione in garage. Pensa a sette limone. No. Meglio di no, dai. No. Te capotta il camion. Sì. Dai, che dopo ho finito, dopo non mi disturbo più. Oh, chi c'è il busto? Aspetta, Ah sto sì, arrivando. eccolo, lo vedo sul tab. Che mi sono portato tutte cose. Camion, persona. Devo fare. Come persona? Certo. Ho viaggiato dentro il camion. Che dici, zio? Ti sei Ho portato il viaggiato. cane dentro al camion? Sì, l'altro bellissimo pastore, però. No, mi sono sbagliato. Passare il tedesco è di qualcun altro, che mi picchia e gli rubo il cane. Dove vai, Ale? Qua faccio un giro qua, intanto che arriva Busco. Ah, Il ok. busco si è levato, una cosa gli dà fastidio davanti al garage. Ecco. Arrivo ragazzi, per un secondo da bere. Ok. Mangia chi beve in picnic. Che volevi fare? Giusto, giusto. Sono fra amici, posso permettermelo o no? Ditemelo se non me lo Giuliano, posso permettere, che faccio a meno. io che devo mangiare con la cannuccia stasera. Ma Mannaggia. dove l'hai rotto? Davanti il dente? Su un incisivo, un canino? Eh sì. Busto! Aspetta, sto arrivando. Ecco, arrivo. Sei dietro zio. Bestia. Non so, ho visto, e devo andare a prendere il viaggio da zio. Cioè, niente, zio, tutto a posto. Sei dietro di me, sì? Sei tu? Sei Sì? È quello pronto? col Volvo. Certo, regalo. Qua è il Volvo in Ma questo no, no, momento. ecco, hai caricato? Sto No. prendendo in questo istante il rimorchietto. Questo è Alessandro. Sì.
fatto il giro, sto a fare le strade quelle grigie, sto a fare diventare gialle. Certo. Stai esplorando? Sì. Portate doppio rimorchio stasera? Roby sì. È andato così. Vabbè, o lo ammazziamo o ce lo teniamo così com'è. Meglio, meglio che mi tenete così come sono. Chissà come mai. Immagino lo scarico dove sarà. L'ultima volta che ha fatto un viaggio col doppio rimorchio non c'entravamo per scaricare, ricordi? Era sì. Buggato, abbiamo dovuto annullare il viaggio. Che sfiga. Sì. Allora. Senti, tanto vi dice di tornare indietro, mi pare, quindi... Quelle belle gomme, no, eh? No. Siamo pronti? Io sì. Non so, io sì. Non so come hai messo Busco. Era lui che era un pochettino... Eccolo, è pronto, vamos! Cioè, solamente riprendere le misure col doppio di morchio io. Ma che... Guarda, basta che segui Roby, le curve come le fa lui, guarda, non c'è verso. Ce n'è per tutti. Lo dobbiamo solo lasciare stare al fratello, Roby. No. Ultimamente voltare ha imparato anche a raccogliere tutti i paletti col culo del rimorchio. Ah sì. E quindi se tu segui come fa lui, sicuro che arrivi. Non intero, ma arrivi. Se l'ha calamitato il cane, la parte dietro del cane. Io mi chiedo, ragazzi. Grazie, caro. Grazie. Velocità di crociera impostata a 98. Che e io ho il dip a 95. Impostato. Asino cotto. 95, ragazzi, se no ci ascoltiamo fino all'arrivo il bip di Michele. Ok, allora. Io sempre gli ero disattivato. Ok, allora 95, dai. Mi sembra strano guidare con questo cannon il doppio cruise. 92, 96, 95. Già stai a 95? Sì, impostato il cruise. Ah, il cruise. E io ci sto per arrivare tra poco. Andare dritto. Beh, non è pesante, è 34 tonnellate. Insomma, insomma. Sensazione mi si alzo davanti, non c'è per questo. Quanti assi hai? 3. Strano, anche io ho 3, ma non si alza. Io ho 4. Forse. Ma tu hai messo le sospensioni che si regolano? Sì, ho tutto automatico. Ah no, beh, automatico non lo fa. Perché se lo metti sul manuale le puoi regolare, insomma, che sembra che si alza davanti. Ah, lo sai che ci avrai sicuramente? Nelle opzioni quelle lì del menu, nel gameplay, ciao, c'hai bello. La, come si chiama? La torsione. Mi sembra tipo torsione si chiama, una cosa del genere. Torsione? E il come si chiama? C'è una voce, praticamente quando tu acceleri col camion, se tu vedi tante volte i camion sotto sforzo, anche nei video, in televisione, un po' si storce la cabina, ci avete fatto caso? Ah, ok, capito. C'è quella funzione lì, c'è pure, Bestia. Non mi ricordo come si chiama, però c'è pure quella. Andare dritto. Michele? Ci sono. Aspetta che calo un pochino, va. Sì. No. È arrivato anche il nostro Francesco in chat. Ciao carissimo. Ciao Francesco. Finito con le navi? Ho visto che avevi 9 spettatori, adesso ne hai 8. Ed era andato giù di botto da 9 a 4 sì, e poi è risalito a 9. È il contatore che dà i numeri. Ah. È il contatore, okay. Sì, ogni tanto scherza. Fa... Sì, mi guardo un po' la live. Va bene. Gli piace scherzare. Sì, ma lo sappiamo che non è buggato, però non funziona perfettamente bene. Vai a 89,90, Roby. Sono troppo piano così. Dai. Ah, ok. Poi Michele arriverà. Ma sono quasi vicino a zio. 96 l'ha detto. Ok, è arrivato. Ritorniamo a 95. Roby spinge stasera? No,
non più del solito. Eccolo qua. E oggi, mannaggia la miseria, ho anche bruciato. Porco cane. Era lì con me. Antebruciato. Grande, grande Nerone. Nerone Simone. A lui non par vero, eh. A lui non sembra vero. Ah, finalmente un altro che brucia un viaggio. Sono sempre solo a me. Matteo si è imparato bene, non brucia più i viaggi, visto? Ma vuoi sapere qual è la cosa strana? È che io il cruiser l'ho impostato, ma ero in discesa e mi è andato a 101, ho cercato di frenare subito e invece niente, mi ha fregato. Vabbè. Ma secondo me Robby ti ha fatto un po' di massaggi, dici che ha bevuto? Secondo me Daniele gli ha dato qualche consiglio sulla guida, sicuramente. Daniele è il nostro strategico. Se può fare, Francesco, tu stai in ascolto adesso. Sì, si sta scrivendo. Studiare. Ha scritto Robby Fire Cookie. Fire Cookie. Dovresti cambiare il ruolo di Daniele. Nerone. No, lo stratega più che Nerone. No, ma quella lì come la racconta Alessandro, ragazzi seguitemi, vi faccio vedere le navi, ragazzi, sono allora, morto questa missione. Un attimo Matteo. Allora stavo io, Matteo e Daniele, facciamoci una partita insieme, ok? Allora Daniele, in buona fede, allora vi faccio vedere io questa missione, io la conosco bene. Allora io adesso vado un po' avanti, vi faccio vedere le navi, voi seguite a me, scusate, mi hanno ucciso. Con la stessa frase, è stato bellissimo, è stato... Tutto con la stessa frase, io ancora se doveva spostare la nave mia, lui c'era morto. Mamma mia. Voglio Daniele, ragazzi, quando fa ste robe qua è troppo forte. Mamma mia. Io dal lavoro stamattina pure mi sono collegato su Discord, ci siamo fatti un po' di risate. C'era Galoggio. Sì, ricordo. Cristian, camicie per ridere così. Già alle 11 mi stavo pisciando dalle risate, ve lo giuro. Collegato stavo anche in piedi. E qua io c'è la prova, c'è la prova. Quando è che l'altro giorno hai giocato a Call of Duty? Io? Il giorno... sì. L'altro giorno? Quando era? Perché pomeriggio. Lì c'è la prova vocale che Daniele riporta allo stesso modo, se ti ricordi. Ti ricordi che tu stavi finendo la battaglia con gli zombie e noi stavamo facendo una battaglia con le navi? Ah sì, è vero. Adesso ce l'hai registrato pure tu, l'altro, esatto. Di quando Daniele è morto, carità, vi consigli, eri morto in diretta. Sì, è vero. Sì, no, forse più di 3 giorni fa, allora era un'altra partita. Comunque mi ricordo il fatto che mi avevi fatto notare che adesso ce l'hai pure tu in live, registrato, quindi non scappa più. Sì, è stato bellissimo, sì. Ma te, Ale, le farai un po' di live sul canale Viola? Ma io le farei pure, però al PC non... così fa fatica. Con sto gioco fa fatica, va meglio con gli altri. Questo adesso sto a 16 FPS. E anch'io sono a 50... 58? 58, io 57. 30-31, 32 adesso. Guarda, io devo riscaricare i driver quelli vecchi, perché io mi ricordo con il 4-4-5 che andava benissimo. 10 a destra. Oh, ma Giorgio! Sì, dipende anche dai driver della scheda video. Quelli più aggiornati a volte danno problemi. Più li aggiorno, più peggio sto gioco. Questo è il vero. Punto famoso in cui mi sono schiantato. Era simile a questo. C'era una discesetta del cavolo così, evidentemente lui non ha mollato il cruise, oppure meglio ancora forse ha frenato un po' prima e dopo non l'aveva riattaccato e finita la discesa dice madosca, ho bruciato. Come ha fatto? Perché io ero addirittura io ho puntato a 98, quando lui ha parlato io ho guardato il contachilometri, ero 97, io ero a 97, è vero che lui mi ha andato avanti un pelino proprio, ma mi sembra strano. Alessandro 76, chiamasi obsolescenza programmata tramite nuovi aggiornamenti. Sì. E così t'ho detto tutto. Sì, di questo lo sapevo.
Raga, rallento un pochino perché mi sa che abbiamo perso Busco. Sì. Busco è dietro, zio. Sì, sì. Avete perso tutti, capito, tutti e due, avete perso. Sì, però non ho rallentato troppo. Almeno 80. Ok. Ok, capo. Usando davanti e parlavo con mia mamma. No, perché sennò poi dopo lo riprendiamo a velocità. Invece è così, se arrivano loro un po' in corsa. Ma no, insomma, avete fatto che vado a risolvere con il E che volevi, Matte? Ma c'è gente che non ci caga, ricordatevi ragazzi, c'è gente a cui diamo fastidio. State attenti, perché in momenti come questo dovremmo ricordarci che c'è gente a cui diamo fastidio, che non rispettiamo i valori. Ricordatevelo. Voglio essere un po' ironico, va. Ma sì, dai. Oh, ci vuole, zio. Ci vuole, sì. Ah, sono arrivati. Vi acceleriamo. Chi arriva? Sono io, che però io ho accelerato. Io rispetto il valore della pasta asciutta. Il valore di cottura, pure io. Rotonda. Dobbiamo andare dritto alla rotonda. Bestia che frenate, ragazzi. Fermo. Miki. Che è successo? Lui è arrivato sparato. Ah. Busco mi è arrivato dietro sparato e l'ho avvisato di frenare. Uscire adesso. Perché non ricordatevi che abbiamo sempre un bel po' di ruote dietro al culo. 80.000 chilometri. Ah. 618.627 chilometri. Ti piace? Sì, ma ci arriverò anche io. Sì, fra 5 anni. Quando sarai sposato con moglie e figli e bebè che ti ronzano attorno. Santo cielo, la maledizione di Spotify. A voi c'è il mago Merlino. Vabbè. Prepararsi a voltare a sinistra. Cos'è questa qua? Kaspersky? È l'antivirus. Voltare a sinistra. E poi continuare dritto. Caffè, bravo. Ma ricordate per favore. Mazza, ma siete già quasi arrivati. Andare dritto. Vabbè, questo qui era corto. Sì. Questo è per far scaldare il motore. Questo è quel cacchio di famoso che poi facciamo il ponte? No, c'è il traghetto. No, c'è il traghetto. C'è il traghetto. Ah, beh, allora 248 più il traghetto. Il traghetto. Nel dubbio, però, evitando problemi, facciamo prima sparire Robby, poi vado io o me venite addosso. No, lo sai che da quando mi è capitato quella rogna lì non vado più dentro ai cosi, non vado più dentro ai camion, allora, nei traghetti. Aspettate un attimo. Piano. Dobbiamo andare a Nantali. Così ok, almeno... adesso si può fare, zio. Ho provato io piano. No, ma ho visto anch'io. Avevi il simboletto sopra il nome, per cui ce l'hai ancora. Quindi. È il tuo zio. Perché io ho fatto esattamente come adesso e ho fatto capottare Alessandro, proprio lui, Porello. Ma in tutta onestà, non avevo notato che non c'era la no collision dentro a un traghetto. Ma scherziamo. Sì, perché infatti era strano. Stava messo pure da una parte, hai visto? Nantali. Non importa. No fear, no fear, guerrieri, compenetratevi nella nave. sì. I compenetrati. Filosofia. Alessandro, Robby è già andato avanti? Sì. Ok, allora ci siamo, passo anche io. Vi aspetto tutti qua, così poi possiamo partire. Sì, io faccio una cosa e arrivo. Quanti ne vedi adesso, Cristian? 7 anch'io. Vedi che adesso, prima, eccolo, quando tu mi parlavi di 8, 9, 10, 11, io ne avevo 5. Pensa te, come funzionava. Ma ora tutti e due i contatori, sia quello rosso che quello che c'hai in alto nell'angolino. Tutte e due, 7. Mm-hmm. Siamo tutti, posso andare? Sì. Aspetta un attimo, Robby, contando una cosa per la sicurezza. Ok, possiamo andare. Controllato. Vai. Le luci. Ah, ok. La paura c'è sempre. Sì, è vero, perché muore, bisogna accendere.
Sono le 3.20, abbiamo tempo fino alle 5. Eh? Ah, io l'ho messo sul dashboard. Prepararsi a voltare a destra. Sì. Io ho sia luci di posizione che fari anabbaglianti sul cruscotto dello Scania. Voltare a destra. Sì, in dashboard è una bella chicca. Sì, perché sul cruscotto quello del camion ti dà solo gli abbaglianti. Almeno a me. Non me dà. È vero, no, anche a me. Su questo solamente gli anabbaglianti. Sul Volvo. Fatevi sì. Liveco, ragazzi. Su Liveco ci sono. Scania ho tutto. Ho abbaglianti e anabbaglianti. Dopo questo mi sa che mi vado a prendere il Mercedes o un bel Manti G. Prepararsi a voltare a destra. Io dovrei prendere il Renault T. Io faccio una proposta a tutti, ragazzi. Sì. I presenti e anche gli assenti che si possono esprimere anche in un secondo momento. Nel momento in cui vediamo Robby con il ban, lo licenzio. Cosa ne dite? Perfetto, all'unanimità proprio. Se vuoi io lo butto fuori strada. Ciao Andre, sei tornato, caro. Ciao bella. Siamo in live, ovviamente. È andato via il nipotino? A telefono, perché fa sempre la videochiamata. Orca. Andre, in questo la mia è uscita col papà a cena alla compagna. Non ho capito niente perché volume basso. E poi voltare a destra. Dicevo, la mia è andata a cena con voltare mio fratello e la sua compagna. Tua figlia? Ah, sì, mia nipote. Ah, tua nipote. E per stasera sono libero. Eccolo. Oddio, che è successo? Ciao, Siga. Vado. Calma. Cosa succede? Io gli faccio. Ah, ecco, anche Francesco ha scritto. Io gli faccio un ban che tanto ti dedica in cinese. Grazie. Lo stavo leggendo io prima. Voltare a destra. Scusate. No, se sei d'accordo, ti nomino lettore delle cose. Lettore pubblico. Becchi un secondo dove non parla nessuno e dice. Tizio dice, o scrive, meglio come vuoi, ti nomino lettore ufficiale. Ci stai, Cri? Lettore ufficiale? Sì, di quello che viene scritto sulla chat. Non è male. Entusiasmo proprio? Sì, appunto. Si arrabbia Sinner. Non pensavo... Si arrabbia Sinner che era lui il lettore ufficiale. Ma io come meridiano però. Sì. Ok, Cree, leggi questo. Voltare a sinistra. Adesso te lo scrivi in giapponese. In cinese. Ah, poccotto. Ah, beh, vado letterla per letterla, dai. Anzi, aspetta. Pronto, cada la terza. Metti la quinta. No, metti la terza, metti la quarta e vattene a fanculo. Vabbè, grazie. Ma lui è lettore di quello che viene scritto sulla chat, non dei vostri cosi, non delle vostre elucubrazioni mentali. Lazzeroni, che non siete altro. Furfanti. Ma se te la posso ti faccio un bel abbonamento. Tranquillo. Venirsi a destra e poi voltare a destra. Me ne mancano due per arrivare all'obiettivo ancora, sono a 8. Voltare a destra. Sì. Stavo guardando prima. Più che altro lo faccio anche per così almeno c'è simpatia fra di noi, c'è simpatia. Se tu lo vuoi, citazione. Bacio Perugina, scattato. Voltare a destra. No, dovevo approfittare, donna. Una bella citazione. Molto bella. Mai dire grande, profonda. Sì, molto. Grande. Quindi adesso raggiungiamo Andrea? Che facciamo? Quello che volete. Per me basta allora, stare in compagnia. Sì, anche lui è in promozione. Tanto c'ha il viaggio da 3000 km, no? Quindi ha iniziato con noi. Voltare a destra. Allora, la prossima città facciamo il trasferimento veloce e prendiamo un carico con la tua destinazione Rostock. Oh, beh, ci inviti a nozze con Rostock.
Adesso allora sto raggiungendo Rostock. Ragazzi, niente, niente parcheggio, via. Che andiamo. Sto andando a Ivalo. Allora okay. Noi arriviamo veniamo a Ivalo noi? No, a Rostock. Qui termina il nostro viaggio. Rostock. Ok, mi spiace, ho fretta, salta, via, conferma. Boom. Ok, Rostock, allora. Ecco, l'ho trovato. Sono... un bel viaggio da Rostock, che lo copio al volo. Continua, ok, trasferimento veloce. Rostock. Ah, erano 300 km. Eccolo qua. Adesso sono al chilometro 2282. Allora, no, quello comincia a scrivere in calabrese, cazzo, chi lo capisce? Cuvacci, cuzzop. E dove è Rostock? Vago zoppo, vago zoppica. Sì, in Germania del Nord. Ivalo, na, prezzo amico, a umma. Come Ivalo, na, prezzo amico. Capito a Nord, ma non ho capito il resto. Sto tra poco arrivo a Rostock e il carico è per Ivalo all'azienda Bojak, come si chiama? Ok, andiamo alla Selplan, qua vicino. Ci pensi tu? Seguitemi, chi mi ama mi segua. Seguite i Robby. Ok. Sì, ma lui va sparato come un dannato, porca vacca. Sì, è in fondo qua a sinistra, comunque, dai. Mi devo far dire da bit come si pronuncia quello che ha scritto, perché evidentemente come l'ho pronunciato mi sa che non va bene. No. Non lo so. È calabrese, eh. Cuvaci guzoppu zoppia. No. Sì, vuol dire che chi va con gli zoppi, zoppia. Sì, il proverbio originale è chi va con lo zoppio impara a zoppicare, più o meno, no? Esatto, più o meno, sì. Allora. Sì, no, come hai detto tu, è più giusto come hai detto tu. Sì. Faccio io il carico, raga. Yes, Ivalo, non mi ricordo più, Ivalo? E l'azienda? Bojok, là, come si chiama. Ivalo... Bjork. Esatto, sì. Portiamo qualcosa di leggero. Portiamo le armature. Io ho 18 tonnellate. Col pianale, vai. L'ho generato. Bjork, armature. Boh. Hai fatto? Sì, io sì. Già copiato. Io passo, ce l'ho esplorata. Stavo per dirti, zio, ma c'è uno che si chiama Thunder, ti stavo per dire, invece è il tuo nome. No, è il mio nick. Grande. Sì. Vabbè. Ti succede, ti succede spesso? Cosa, Andre? No. Siete alla Selplan, mi sembra di aver capito, giusto? Yes. Aspettate che io faccio una cosa. Eccolo qua, si carica di qua, cazzo, non dall'altra parte, di traverso. Io pensavo, ah che male. Guamari maledetti, guarda dove chi mi ha messo il carico. Aspettate. Più o meno ho capito, bit, più o meno. Allora qua io mi apro un attimo la live di zio. Io la sto già guardando. Zoppica. Zoppia. Lui ha scritto zoppia. Eccolo qua. Zoppia. Z marcata però. Dove? Z marcata su zoppo. Allora, zo. Con la z. Zozza. Dove? All'uscita o al porto? Zio, per un attimo la mappa. Aspetta, raga, aspettate. Una alla volta. Andiamo dove ci può aspettare Andrea? Al porto? E lui arriva. Noi usciamo e andiamo lì al porto, dai, ci vediamo lì al porto. Al porto di Rostock. È arrivato. Perfetto. Ok, cosa arriva? Non ce l'ho io. Dimmi cosa. Non vedevo, no, stavo qua tentando di capire la storia perché io non ce l'ho esplorata a Rostock? No, porca. Vabbè, nessun problema, zio. Mi faccio un altro viaggetto. No, aspetta. No, aspetta. Guarda, noi dobbiamo andargli a Rostock e dobbiamo prendere il traghetto, giusto? Sì, ma io. Vediamo dove dobbiamo arrivare col traghetto. Dall'altra parte, a cosa? Qual è la città? Getzar.
io non ce l'ho tutta esplorata la mappa, perché in pro mod sono all'inizio. No, Trelleborg, Malmo, ce l'hai? Io sto là, sto ma... calmo. Allora io sto a girare qua perché non so perché, almeno non mi compra... Compra il garage, no? Così fai prima. Non me li fa prendere. Perché? Se ha un profilo nuovo, evidentemente. Ah no, aspetta, adesso me li ha fatti uscire. Ma che bello. Prima me li faceva... Me li prepararsi a voltare a sinistra. Ok. Ma lo sapete com'è Eurotruck a volte? No, ah, no, non lo sappiamo, com'è? Voltare a sinistra. Tutto strano. Ok, che bello, mi sono usciti tutti adesso. Prima l'ho fatto, niente. Lo aspettiamo qui, allora. Guarda che abbiamo perso Alessandro, che non so dove cazzo è andato. No, sono dietro di voi, sto dal benzinaio dietro di voi. Mettiamo le quattro frecce, così se guarda, arriva faccio inversione e esco, e vengo lì da voi, eh. Arrivo, io, un attimo, io arrivo, fra due tempo mi trasferisco in garage. Ah, le armature, i ferri per fare le armature, adesso ho capito cosa sono le... Ma dico, cazzo, armature, sembrano pali. Dopo guardandoli sì. Da dietro invece sono fili di ferro grossi, no, per fare l'armatura. Sono quelle zio che si usano e mettono nel cemento armato. Sì, infatti. Ho lavorato da settimana sì, ma con quelli lì. Se permetti, da sopra sembravano pali, no? Per quello di... Ah, beh, sì, sì. Chi è che sta andando avanti? Io. Sì, io. Non va bene? Non dobbiamo aspettare Michele. Ma se l'abbiamo detto di aspettarlo al porto. Ah, sì, Michele, sì. Pardon. No, Andrea aspettiamo al porto. Ah, ok. Già sto arrivando. Allora, perché Michele poi deve copiare il viaggio, no? Via. Allora. Copia il viaggio da uno di noi, Michele, tanto vedo che ci avete visibili a tutti. E io sono un attimo lì, sto facendo un colpo di un bel 360. In che senso? Mi sto girando, zio. No, il 360 io lo facevo con gli aerei, facevo così, tac. Ma che bello il mio Scania. Io in GTA lo facevo, nelle forse. Aspetta, spegniamo, va, che sennò consumo gasolio, che il gasolio costa. Ah, poi, a proposito, cazzo, io sono senza gasolio, lo sapete. E io l'ho fatto prima di tornare, felice però, eh. Lo vedi che ha detto giusto, Ale? Che ha detto? Sì. Zoppia. Zoppia. Ragazzi. Zoppia. Intanto allora, mettiamo le quattro frecce e attacchiamo anche il fanalino, perché con questo tipo di carico qua dovrebbe esserci anche... No. No, non serve. Allora, alcuni ce l'hanno, alcuni no. No, questo allora, non ce l'ha. Io qua vedo, ti vedo qua, poi ne vedo uno. Il sì, ma tu devi copiare il viaggio, così non devi venire con noi, devi andare a prendere il viaggio lì alla self-plan. Lo stavo, siccome non mi sta uscendo, me lo giro un attimino. Fermate un attimo, t'accantoni, copi il viaggio e ti dà direttamente la strada per andare a copiare. Sembra di averlo copiato. Valla a prendere allora, lì sei da... Mamma, ti fa benzina? Devo anche fare benzina. Ah, ok. Genera. Andrea, tu sei arrivato? Porto. Allora, sono al porto io. Ok, noi stiamo aspettando Michele. Faccio benzina perché... Con tutto che l'ho preso, non me lo fa vedere. Mi dice sono che... al parcheggio. Ma ci riprovo 3 secondi. Che cosa non ti fa vedere? Mi dà l'errore. Cioè? Te lo dico. Ok. Allora, da Rockford in Finlandia. No, da Rostock. Rostock in Germania. Sì, da Rostock in Germania a Ivalo. Ivalo Italia. Alla Bjork. Sì. Are you sure you want to generate a job 3D bit? Il metodo sì. In basso a sinistra devi selezionare prima del generate the job. Devi selezionare quella spunta se non ce l'hai. Navigation 2. Hai ragione. No, quella a sinistra. Alla penultima riga a sinistra c'è una voce da selezionare se non ce l'hai selezionata. E poi fai generate job offer. Take the job immediately. Immediately. Sì. Quello lì. No, non me la fa selezionare. Orca.
Allora, list di compatibile cargo. No, 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 non c'entra niente. No, quella è un'altra cosa. Ma la faccio selezionare. Che è quella in basso a sinistra, accanto a Navigation to the Company. No, non c'entra quello lì. Puoi fare la condivisione un attimo? Certo. La guardo anche io, almeno che... Io non posso. Io tanto sto guardando una cosa sui colori. Guarda che bravo che lei andare in drink. Questo? No, quello sotto. Take the job immediato. No, non ce l'ho bianco. Non te lo fa fare? No. Allora fai Navigate to the Company. No. Ah sì, perché devi andare prima lì, ecco perché. Eh sì, poi quando arriverai lì ti farà fare Take the job immediately. Ok, ecco, vai adesso, va, adesso puoi andare. Vabbè, aspetta, chiudo. Lei non ne dovrei avere di là, però per sicurezza chiudo. Giustamente. Christian, perché quello lì che ha scritto è dialetto veneto. Ah no, però lo sapevo leggere. Ah sì, guarda che bravo che l'è. Andar drio culo. Sì, 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 qua in Veneto si, andare indietro si dice andrio culo. Si dice, ma modo di dire Veneto tipicamente. Invece in Pavese indrio si dice. Sì, che è simile. Indrio è uguale. Indrio è uguale, sì. Identico. Solo che noi ci aggiungiamo anche l'altro termine. Andrio culo. Io qua intorno si usa, nei paesi qui intorno si usa andrio. E io direi ma batta fercia vera. Eccolo là. E lui, se non ce la mette lui, quella lì. E Andre sa cosa voglio dire. Lo so, sì. Ecco. Sì, una visuale così sembra i vecchi videogiochi, quelli anni 80, i primi giochi delle macchine di cui c'erano la visuale dall'alto così, ti ricordi? Sì, quelli solo quelle avevano. Adesso qua è un po' così. Tanto va dritto. Aspetta che vado un pelo più avanti, che almeno un po' qua. Okay. Non mi chicca. Yes, yes. Adesso mi sto muovendo per lo stesso motivo anch'io, solo che spero che non arrivi nessuno, perché sennò sono in mezzo alla strada, quindi vabbè. Ma abbiamo le quattro frecce almeno. Sì, ma non è che ti puoi mettere di traverso in mezzo alla strada perché c'hai quattro frecce, capito? In Italia uno se pensa che con le quattro frecce può fare qualsiasi cosa. No, non è vero. Alcuni dicono che le usano per dire aspetta 5 minuti e arrivo. Sì, in 5 minuti. 4 frecce e 20 indiani sul piede di guerra. Sì, come no. No, ci sono. No, voglio cambiare i fanalini lì e metterli tutti uguali. Vabbè, lo faccio dopo. A chi sto arrivando vicino? Ma è un viaggetto corto per giunta. Sì, ci vorrebbe il toscano di turno. Senza anco, però sul piede di guerra. Come senza anco? Arco. Senza arco, l'ho letto male, vedi? Sì. Ah, mia età. Cazzo, non ci vedo più bene, ragazzi, c'è poco da fare. Ciao Jack. È ancora Jack. È finito la F1. È mutato. Ah. Sì, per favore. Mandagli un messaggio a Jack ricordandogli che è mutato. Per favore. Perché sennò lui non. Sono scorso. Che te leggi quello che ha scritto Sidner. Ti sente, Busco. Poi ti mena. Quando vi vedete, ti mena. Vai, ci possiamo andare. È arrivato Busco. Andiamo. Dai, forza. Siamo riusciti a recuperare anche il Busco. È una gran cosa. Sì. Andate, ragazzi. Andate avanti. Voi che a me mi viene da ridere. 2 secondi prima non me lo faceva vedere il garage, 2 secondi dopo sì. Robby, scendete le luci, sì, che sono le 17. Yeah, il gioco. Saresti già cliccato fuori perché sono le 5:20. Riesci a destra. Andrea, sei stufo di stare al porto ad aspettarci? Ti sei messo a pescare intanto? Sì.
Hai preso qualcosa? Ecco, no, rubato preso... la battuta, zio. Ho preso una ruota. A destra, e poi uscire a destra. Ah, di che dimensione? Cioè, della fortuna? Uscire a destra. 250 per 75. Oh, cazzo. Vale 80. È piccola allora, dai, per te. Cioè, troppo. C'ho il rimorchio che si alza, sembra, su due ruote. Su due assi, su tutti gli assi di sinistra. Allora, raga, io sono qua davanti, vi aspetto, così quando arrivate vicino comincio ad accelerare. Sta fermo lì che stiamo arrivando. Vi vedo. Ok. Non è possibile, ragazzi. Zinac. Ok. Il guaio è che l'altro Emiliano Romagnolo l'ha imparata perfettamente, la dice esattamente come l'originale. A destra e poi voltare a destra. Ecco, il contatto di copyright. Voltare a destra. Strano che non vi siete ancora accapigliati voi due stasera. Mi puzza un po' la destra, cosa, vi siete messi d'accordo, dite la verità. Tanto un bel mavato a ferce avere, gliel'ho già detto. Sì. E questo è solo l'inizio. Ormai. Per voi sì, per voi. Vato a ferce avere. Allora, sono come i cagnolini quelli dietro al cancello, no? Gappaiano, ringhiano, fanno cacciare. Poi voltare a sinistra. Io tanto ho comprato un altro rimorchio. Se incontrano da tra province non si possono vedere. Se incontrano da Prato. Andre, atta fa bene. Sì. Lo so. Ho comprato un altro rimorchio, tanto che aspettavo. Così per gradire? Sì. Va bene. Vai, 350.000 euro. Un rimorchio? Sì. Già carico l'ho preso. No, vuoto. Dopo lo carico. Un triplo. Yes. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Uscire adesso. Chi c'ho dietro? Io. Ok. Guarda questo, pare il rimorchio di Smarties, tutto colorato così. Dai, alzati, su, forza, dai. Fa un po' effetto il Sinflex e ricomincio a parlare, probabilmente sarà peggio. Possiamo anche mutarti se proprio vuoi, se insisti. The truck drivers, the real ones, hanno organizzato una lezione su come prendere le toolbots. Cosa sono? No, cosa sono i toolbots? I toolbots dovrebbero essere... No, non vorrei dire... Posso aspettare fino a domattina se non schiaccio invio. To take the toolbots, the lesson is reserved for only one member of the company. Chi è quando che arriviamo lì, Andre, fermo, che così li aspettiamo tutti che arrivano. Okay, no, io ci ho messo un'eternità perché aspettavo che si aprisse il coso senza schiacciare invio. Cazzo. Sono un po' rimba questa sera. Solo per i membri della compagnia? Sì, dell'azienda. Ok. Il mio inglese non è. Il mio inglese è ancora povero. Qua ci vuole Robby. Ma Robby ha smesso di guardare la live, sto lui amaro. No, la sto ancora vedendo. Traduci, no, cazzo. Non ci vuole. Io ho capito solo il pezzo finale dove c'è scritto The Lessons. No, The Truck Drivers, i cosi. I camionisti sono The Real Ones, cioè quelli veri. Hanno organizzato una lezione. Hanno organizzato su come prendere. Non so cosa sono i toll boots. Non so che cosa sono. Cosa sono i toll boots? Gli stivali da lavoro, penso. I vediamo boots, un po' di boots. Getzer. Boots, sì, potrebbe. No, ma non si scrive con l'H, però i boots, gli stivali.
Ma che dici, Robby? Perché che ho detto? L'ha detto Pletto, io non l'ho mica detto. Scusa. Ah, ah, ero. Aspettate, ho fatto un piccolo errore. Ok, fermo, cerchiamo un nuovo percorso. Sì, no, mi spostavo da lì. Ah, ok. Va bene, io sto andando contro mano. Così, tanto per cambiare. Dove dobbiamo andare? A Jezzer o Trelleborg? Jezzer, Jezzer. Gelser. Si dice Gelser, una delle poche robe che so. Io ho letto quello che ho visto. Io l'unica roba Gelser. Io l'unica cosa che saprei dire in merito a quanto scritto da Francesco, han scappato un cazzo. Ma davvero? Sì. Perché sei l'inglese? Sono serio. No, lui lo parla perché... bene inglese. Robby lo parla però bene. Quella frase non l'ha scritto che... bene? Però quella frase che ha detto zio mi interessa, che voleva dire quel pezzo, quello lì sopra, e Tollbot. E Tollbot non so cosa sono, the truck drivers, i camionisti, quelli veri, hanno organizzato lezioni di come prendere the Tollbots, di come prendere, forse sono i caselli, come dice Sinark. La lezione è riservata solo a ai membri della compagnia. Solo ad un membro della compagnia, only one. For only one member, sì. Solo a un membro, sì, è vero. Allora sì, allora è il casello per... Sì, sì, è il casello per Robby. Sì, sì, prepararsi per me. A voltare a sinistra. Pensa che onore che c'hai, Robby, addirittura una dedica c'hai. E io addirittura, ignorantemente, voltare pensavo che il casello che c'è... Sì, ciao, il casello. Che il canale che c'è in alto nel nostro disco, il canale casello, fosse un canale dedicato a me. Dopo ci siamo. Fermi ragazzi, che mi io fermo a Poccio. Ho capito tutt'altro. Ragazzi, Poccio. Sono quasi secco. Mentre mi aspettavi, poi devi fare, Poccio. Dove andavo che non ce n'erano? Porca vacca. C'era, no? Mi sono fermato io a fare il gasolio. Ho fatto benzina io, mentre tu stavi a giocare a fare tromarcia. Ah, ecco. Comunque l'ha tradotto in italiano. I camionisti quelli veri hanno organizzato delle lezioni su come prendere i caselli. Ah. Le lezioni sono riservate a un membro della compagnia. Allora io devo farlo. Sì, perché dopo il casello pure come prendere il carro attrezzi, però, per sistemare il carro. Vai, andiamo. Ah, the lesson vuol dire lezioni. Lezioni, delle lezioni, sì, ecco. Sì. Ce l'avevo sulla punta del naso, ma ecco l'inglese. Vai, Andrea. Non vado d'accordo. Sei Ale dietro? No. Sì, c'è. È partito. È mutato però. Ora Andre, che bel camion che c'ha. Andre ha un camion bello bello. Io stavolta. Sì. Preso quello con quattro assi. Ah, il mio stesso. Sì. Quello lì aveva, il secondo aveva la livrea come la tua, Andre. L'hai fatto caso? L'ho visto. Mm-hmm. Sì, l'ho visto. Quelle emoticon dicono tutto. Prepararsi a voltare a destra. Già. A volte si riesce a parlare solo con una faccina, Voltare a destra. Non è il primo che vedo, comunque. Chi è quello lì col camion bianco e viola? Boh. Non è uno dei vostri. No, infatti no, se no, fai no, caso, no. Ma non si vede. C'è la cosa blu. C'è la pallina blu. Ah, sì, ora lo vedo, sì. Lo vedo dal coso, dal display che c'è sul cam della mappa. Ecco. Navigatore. Mm-hmm. Velocità di crociera? Quella di prima. 98. Ok. 98. No, era 95 10 prima. Ottimo. Andiamo a 95, va bene. No, ma se vogliamo andare a 98... Abbiamo sempre Busco, è il problema di Busco dopo, Tranquilli, tanto. Andiamo bene. Se volete andiamo anche a 95, per me non è un problema. No, allora andiamo a 95 per Busco, allora. Va bene. Che bel panorama. Sì, spettacolare. Ah. Ieri era passato da me uno Scania S530 rosso nuovo. Bello.
Io ho beccato altro oggi. Porca troia, sera, sera altissimo. In che senso? È alto, lo Scania S 520. 520? Sì. Quindi era vuoto? Vuoto, sì. Ah sì, il vuoto è dal 520 in su. Invece diciamo sotto... che... Vai, vai. Invece sotto sono tutti dei 6 cilindri. Sì, una roba del genere. Perché quelle cabine lì hanno dei nomi. È come le maglie. La giacca, la S, la M, le taglie. XL. Vuoi dire le taglie? Sì. Le taglie. Sì. Diciamo che quello era un extra large. Ecco. Scusa adesso ho tirato quella frenatina, ma se no andavo troppo vicino a zio. A quello. Troppo vicino ad Ale. Mm-hmm. Io oggi me la sono cavata più o meno bene, un Volvo due assi il 500 che ho messo la foto e poi no. Cosa no? No, busco. No, per dirti che io c'ho il Volvo 4 assi col 750. E poi ho beccato un, credo che sia, era un Iveco di quelli vecchi, carico di balle di paglia mentre facevo gasolio. E ovviamente si postano tutte cose. Comunque, per chi guarda la live, sì. Di fianco al cuoricino che metti il segui, il follow, c'è una reazione. A voi ve la dà ogni 5 minuti da mettere. Una reazione alla live, so. Io la metto ogni 5 minuti la metto. Sì, vabbè, reagisci. C'è una... Sì. Io la metto veramente. Ve la dà anche a voi, di fianco, sì. Sì, ma se voglio assumere da adesso... Cioè... No, vede, adesso che stai guidando, no, tranqui. Guarda dopo. Si vede, non si vede... Avete letto il messaggio di Sinnark? Sì, la traduzione di quello di prima. Sì. Di quello di coso. Sto facendo fatica a leggere. Beh, se volete ve la faccio rivedere, vado di là, me ne prendo un'altra fetta e vi faccio vedere come si fa, non c'è problema, eh? basta che parliate. Attenti, no, per tutti. Attenti, un accidente, me li mangio solo io. Attenti che arriva uno sparato. Minchia. Dipende dal tuo stomaco, se lo vuole un altro. Bestia, se arriva sparato qua. Attenti. Ma mi ha trapassato questo? Quello lì di sicuro non sta facendo i reali. No, temo di no. Ah, oggi mi è capitato su TokTok. Una live di un moderatore. Sì. Era stato, due ore, tre ore di live. Sì. Non lo so, dimmi. Faceva vedere i giocatori, come si comportavano, cosa vedeva. Bello che vede anche le velocità, a quanto va il giocatore. Sì. È giusto. Sì, una volta ho visto un video di uno che faceva proprio mentre bannava la gente. Attenzione raga, che c'è uno in mezzo alla strada che si è fermato, Ti fermo lì, Ciccio, che ti faccio l'esso, ti faccio. Dicevi, Anne? Dicevo, ho visto una volta un video di uno che faceva vedere che cercava gli incidenti o comunque le strade trafficate e chi, diciamo, giocava fuori legge lo bannava. Si metteva da una parte, metteva la modalità drone, cercava, vedeva le curve dove c'era tanto traffico e andava a vedere chi faceva il cretino, lo seccava subito. Tipo quello come fa Tony747, che lui è un moderatore.
È vero, sì, è vero. E io lo seguo e mi fa scassare dal ridere. Ok, io. Penso se una volta. Per meno lui, lo sai? Sì, sì. Vai, Ale. Dico, pensa se sei il protagonista dei suoi video. Meglio no. Due secondi. Ti 0,02 secondi di video. Ah. Io non lo sto più seguendo, sai, Roby? Ah no? Io sono iscritto al suo canale sul tubo. Bravo. Grazie. Ma ogni tanto sì, mi vado a rivedere i suoi video vecchi. Adesso c'è perché non ne sta facendo più ultimamente. Andare dritto. C'è un altro simile a Tony 747 che adesso non mi ricordo come si chiama. Darwin? Sì, Darwin. Anche lui seguo. Cazzo, questi qua sono informatissimi, sì, senti che roba. Ma cazzo, lui cosa fate durante tutto il giorno? Seguite gente? Mamma mia. No, tutto il giorno no, però diciamo che sono follower che... Almeno per me, io seguo da un bel po' di tempo. No, anche io devo dire la verità. Sì. Ma lui, se non sbaglio, è rumeno. Sì. Tony è rumeno. No, Tony è rumeno. Non sarà mica Tony. Il Tony che conosce Francesco, vero? Ah, boh, può anche darsi. Che voleva entrare nel nostro Discord, è lo stesso Ingenio! Tony? Ottia! Chi era? Oh, che è successo? Si è fermato, l'ho visto fermo. Ti ho visto fermo. Solo che ero con la visione dall'alto, quindi ho avuto una... Ho visto l'immagine frizzarsi e non sentivo più neanche l'audio. Via, ho brutto segnale per il mio PC. Quanto male, Ale? Oh no, di che? Ho capito del torcinghio. Perché era passato un camion giallo e allora mi è venuto in mente il cinghio. Ma come? Sì. Zio ne sa qualcosa, il camionazzo giallo brutto. Brutto giallo. A proposito, come sta cinghio? Speriamo bene. Sì, bene. L'ho sentito poco tempo fa, mi serviva. Ok, Franci. L'importante è che sta bene. Uscire a destra. Ah, che sì, è un po' di tempo che non si può sentire. Ma guarda questo, va. Ce l'hai dietro, zio. Sì, lo so, l'avevo visto. Mi sono. Ma va tranquillamente a 98, senza da problemi, sta sulla destra, non dà problemi quello di dietro a voi. Beh, aveva provato a sorpassarmi. Io gli ho dato un paio di chilometri in più e ho fatto la curva. Adesso lo faccio passare. Se aspettate, ragazzi, davanti. Che io rallento un pelino e lo fa. No, niente, si è allontanato. Ti adegua. Devo rallentare? No, ti prendo. Speriamo anche Busco che ci prenda. Perché deve sempre... Busco sta un po' lontano, vedo che la distanza aumenta. Lontano da Robby. Però se metti il tab vedo che sta aumentando, è da 570 stai a 590 metri, quindi così che stiamo andando un po' più veloce. Io sono a 98 adesso per in modo tale che così posso. Ma 95 andrei un attimo, dai. Rallenta un po', sì. Sono 93. Sta giocando 93, va bene. Gioco nel film duel. Ok. Beh, insomma, dai, 24 non sono poche neanche queste come carico. Già. Andrea, t'ha laggato un momento, mi spezzo un po'. Madonna, l'ho visto anche io. Cioè, non sentivo più niente. Mi stavo a stirare con un braccio, l'altro ho dato un colpo al volante. In pratica si stava rompendo il ragazzo. Ecco. Mi stavo a rilassare, ancora non batto l'occhio. Ah. Questo 10 di ping. Infatti non lagga per niente. Aspetta che lo voglio provare a sorpassare.
10 di ping è ottimo. Sì. E accanto al server. Server al piano desuto. Sì, serio. Probabile, sì. Ah, si è spostato sulla destra per farmi passare. Thank you very much, man. Thank you very much, man. Prova. Il ping è arrivato. Quello che ha scritto bit top. Ora lo supera e il ping arriva a 300. Certo, però no, troppo poco. Prova. Funziona? No. No. Vacca boia. Su sto profilo non funziona il coso. Non funziona prova, il... Prova. Il CB. Funziona il mio, prova. Sì, va tutto di te. Ok. Invece io una volta, altro che 300... 3000 di ping ho avuto una sera. Raga, rallentate un pochino che c'è Busco che è rimasto un pelino indietro. Sono indietro quello che è superato. Io mi metto a 90, ragazzi, 89 anzi. Ok, meglio 89 che 90. No, 89 è pericoloso, zio, e ricordalo. Ma è 90 che è pericoloso. Mi dissocio. Sì, mi dispiace anche io, nel dubbio. Nel dubbio, esatto. Vi piacerebbe, eh? 89 o 91? 88. Nel dubbio mi autodissocio anche io. Mi autodissocio. C'è un dissociamento generale qua, eh? Totalmente. 5000 punti canale. Bello. Fai le scritte in coso. Sì. Come va con il dentino? Posso dire che adesso sono psicofisicamente alterato, quindi va benissimo. È proprio imbriaco dal tutto, proprio? No, ma è forte il Simflex. Non lo so, non lo conosco. Credevo sembra... che fosse un'aspirina, io non lo so. No, sembra l'anestesia quasi. Boia! Ragazzi, allora, ci do... a riposare. Secondo me. Ragazzi, ne abbiamo perso uno, eh. Busco. Sì. Rallentiamo un pochino. Mettiamoci un po' 80, tanto per dargli la possibilità di rientrare, porello. Sennò intanto vale fare il viaggio insieme, no? No, va bene. No. 85. Vado avanti. Pure tu, Michele, diccelo, se rimani troppo dietro, diccelo, noi rallentiamo. Ragazzi, tranquilli, ci sono abituati. No, non importa. No, noi no, invece. Per noi no. Facciamo casino tutti insieme, quindi una volta era partiamo tutti insieme e poi vediamo quanti arriviamo. Adesso invece arriviamo. Quanto siete voi? Mi fa piacere arrivare tutti insieme adesso. È arrivato, possiamo andare, vai. Questo che c'ho dietro è Alessandro, eh? No, io sto davanti, zio. Allora chi c'ho dietro? Robby. Ero convinto che fosse superato lì alla curva quando ha rallentato 3, 2, 1 e poi dissocio. Io dopo questa mi dissocio e vado a mangiarmi un dolce. Mi ricorda qualcosa. È nuova questa, eh? Sì. E questa è dedicata a me, mi sa. Ho una brutta impressione che sia che mi riguardi. Ci sta per superare quello di prima, quindi attenzione. Certo. Sì. Dopo che l'ho superato, il talentato ci ha provato a superare. Ed è solo lo step 1. Poi arriva lo step 2, che è io dopo questa dissocio vado ad aprire una pasticceria. E poi me la magno. Almeno quando ti arrestano stai a pancia piena, per forza è a posto. Ci portiamo pure a qualcuno che gli facciamo fare la prima apertura. Così almeno quando arrivano i clienti già sono qualcuno. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Questo sta facendo il giro nostro. Lo stavo per uscire dire, secondo me ha preso il nostro stesso viaggio. Mi pare che c'era una roba del genere, però non ci ho fatto caso più di tanto prima, no, quando abbiamo caricato. Io mi ricordo di averlo visto al porto. Può essere. Ci sono dei rumors che parlano di un nuovo film diretto da Spider Fighter che si intitolerà La piccola pasticceria degli orrori.
La piccola pasticceria dei camionari. Degli orrori. Esatto. No ragazzi, continuate così e fra 30 secondi pianto il camion dove vado a prendermi un'altra fetta di dolce. Quindi state bene attenti a quello che dite, eh. Beh, questa istigazione e lui a delinquere è cosa buona e giusta. Ecco, questa è istigazione a delinquere proprio, nel vero senso cattivo della parola. Cazzo devo, quanto devo andare, ragazzi? Mi sono perso. Istigazione a deglutire, 98 magari. Prenderti 5, 95. Io sono 93, sto. Ecco. Io non vedo più nessuno. Infatti, io vado. Sono 95, non vedo più nessuno a parte Alessandro. Vai 91, dai. Ok. Questa è per me, vediamo. Cos'è? Robby, è il casello. Ah, caspita, hai già fatto Stonks. Ecco, saviva me. Ah, beh, Christian, riscrivimi casello, per favore. Dai, Cri. Punto esclamativo casello, subito tre volte di fila. Ecco, sì, cominciamo. No, aiuto, vabbè. aiuto. Quello di Christian non ha funzionato perché l'ha staccata. Forse troppi comandi. Sì, magari si è impallato il bot. Che ore sono? 22:58. Le 11. Uh-huh. Attento a casello. Oh oh. Andrea. Dica. L'uomaro. Christian ti ha dato dell'uomaro, ma questa è un'altra cosa. Io volevo dirti, guarda che mi bocciano, mi chiccano per copyright, eh. Non ho detto altro. Mi multano per copyright. No, zio, te mandano l'AS, tranquillo. Mi mandano l'AS. L'AS è peggio. No, mi mandano le cose, no? Come si chiamano? Quelle che fanno i controlli a domicilio. Le OS. Mi mandano le OS. Credo che si chiamino OS, no? Quelli che fanno i controlli medici a domicilio, i prelievi del sangue, le impressioni. Solitamente sono operatori sociosanitari. Quindi OS, giusto? Mi mandano la OS a farmi il controllo del coso lì, degli zuccheri, del diabete con tutti i dolci che mi fate mangiare. Sei riuscito a mutare? Che ha detto? Ma? Cazzo volevo. Non si dice che cazzo volevo. Timus. Fumate? Timus 02220. Cazzo, un ping di 10 fisso, non si muove. No, 14 adesso. Non lagga per niente. No. L'hai bruciato, sì. Ma cazzo che curva di merda che si è fatto però. Non è che piace tanto di guidare. Mi sa che mia mamma è già nel letto, sennò urlerei un bello l'uomaro. Non farlo, se no arriva lì tua mamma con la mestola e ti ping 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 sul copino. Grazie a Dio che è inverno, che ci vanno le giornate invernali. Perché mia mamma non va mai zoccolo di legno, ti tira. No, mia mamma non va mai picchiato, grazie a Dio. Magari chiamerebbe la Croce Verde e per dire che stai, ovviamente. Che certo. Stai parlando delle lingue morte. In che senso? No, pensa che sia una lingua antica, uno strogoto si preoccupa, chiama su tutti i paramedici. Figlio è impazzito, sta dicendo cose senza senso. Tutta preoccupata. Tutta preoccupata. Poi gli spieghiamo che dialetto veneto. Ancora più preoccupata, che brutte compagnie che frequenta. Assolutamente sì. Grande Catarin. 35.000 euro ed è anche salita di livello. 279, 325, busco 195, ce l'ho proprio dietro, qui vicino. Io vedo a Robby 78, infatti è in mezzo. Sì, sono qua. Andrea da rilaggato un attimo, stai da una parte, infatti me ne sono accorto. Sai quando, vuoi sapere quando mi lagga? Sì, almeno lo so pure io. Quando c'ho il caricamento.
Ah, ecco, al salvataggio, sì. Non si può togliere il salvataggio automatico. No, non ti conviene. No. A parte che non so se si possa togliere, non credo. No, no, non si può. Si può fare, si può evitare di fare il salvataggio veloce, quello che puoi fare tu, ma quello, il resto è il gioco che lo fa. Ragazzi, fatelo passare. Vado a sinistra io, così almeno. No, 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 Andrea, sta arrivando quell'altro. Ce n'è pure uno a destra. Ce n'è pure un altro. Cazzo. E cos'è? Una manovra a tenaglia? Sì, di più. Madonna, vero? Aspetta, rallentiamo un pochino, va. Hanno accerchiato. Mi è uscita la pubblicità. Dunch, parte 2. Che? Al cinema. Sarà un film. Buonanotte, me lo vai. Ciao, ciao Matteo, buonanotte. Ciao caro. Ciao Matteo. Buonanotte Matteo. Ah, questo è bravo, quindi amico se ne sta accantonato e fammelo stare. È un po' zietto che non mi parte la pubblicità, eh? Bene. Pure a me, da quando ho messo il video, da quando ho messo la cosa, non mi è mai partito. No, invece a me è partita. A me non mi parte. Da zio. Male, molto male, vuol dire che io non prendo soldi. Da non li prendo comunque. Lo passiamo. Puoi metterle tu, eh? Infatti mi sono abbonato. Già. Allora sì, li passiamo. Mo bre. Vai Timus, fuori di bar. E sono due volte di 99. 11 di ping. Che bit che fa partire la scritta. Ve la faccio partire io, tranquilli. No, ti prego. Stanno tanto bene senza. No, vabbè, ogni tanto parte, ma... cioè la live la continuiamo a guardare lo stesso. Guarda che quel cretino lì ti si mette di fianco quando lo sorpassi. Roby, l'hai visto? L'hai visto? Sì, eh. Sì. Non so chi dicevo, se... Mi chiedo se più che altro Busco ha lo spazio per rientrare. Ah, Busco non ci arriva. A quanto stai, Andre? 90 km orari. Siamo che è meglio, ha detto Andrea. Per un po' di gente stasera, però, eh? Sì, parecchia. Beh, venerdì per tutti, eh? Eh sì. Ci sta. Bello. Una bella folla adorante. Scusa, t'hanno fatto a sandwich? Ah. Dov'è il fattore non arrivare a 99 per la terza volta? Beh, 99 non è bruciato, non è successo niente. Lo so, sì, se però pensi che a 95 gli suona. Sì, infatti. A 99 è già rintronato, vuoi dire. Devi mettere, sì, il freno motore e il retarder automatico, allora. Io c'ho solo il freno motore. Così ti sarà in chilometro orario al massimo, pure se c'hai un carico bello. Ok, Busco è passato, possiamo andare a riaccelerare. Anche perché lo, essendo rientrato oggi a casa... l'ho settato oggi nel computer fisso, solo che mi sono scordato ad aumentarlo di un pochino. Guarda, dopo ricordami quando ci fermiamo, ti dico quella funzione, quella lì della torsione del camion, come si chiama, eh? Sì, tranquillo. Anche perché sul portatile non me l'aveva dato, anche se abbiamo preso carichi anche più pesanti con tutti questi giorni. Albero di tipo albero di trasmissione, qualcosa del genere, riferito alla trasmissione. No, io non ci ho mai fatto caso, una cosa. Vabbè, che ce ne sono tante che non conosco, quindi anche no, quello lì praticamente se tu lo metti al massimo fa vedere che la cabina tipo si storce per lo sforzo quando parti in salita, ma capito come succede nella realtà nei camion. Sì. Attenzione al falso piano, che lì fa prendere un po' di velocità, A 80 all'ora, dove che vada? Infatti ho frenato, io 98, frenato un pochino, infatti.
rimango a 96. Ma se posso sapere a quanto devo andare, qua la velocità in combacio, cioè, chi sto 89, chi 96, chi 98, siamo tutti e quattro vicino. E beh, vado a 98. A chi ha progettato il tutto, come l'ha impostato queste cose. Tocca rifare tachigrafo qua, per la calamita. Vieni attratto. Domani c'ho il corso, PC. Metti la calamita, vicino alla ruota. Sul cambio la calamita. Tenersi a sinistra. Tanto adesso andiamo tutti a 80. Eh sì, per forza, perché c'è il limite imposto da Truck SMP. Vero, caranga nel cambio, vero. Adesso è sparito subito. Attenti qui in discesa. Roby, ho il cruiser a 90, dove vuoi che vada? Io no, lo dico per me perché ce l'ho a 98. Ah. Ma ti telefoni anche? Tante volte? No. Dalle scritture. Io certe volte mi mando i messaggi. Sono 85-0, quasi attaccato a Roby. Sì, in verità. Cos'è che hai detto, Andre? Io certe volte mando i messaggi su WhatsApp. Sì. No, io mi racconto le barzellette e comincio a ridere da solo. Ragazzi, leggete cosa scrive. Non riesco a leggerlo. Peccato. Cri, leggilo tu se puoi. Non sai cosa ti perdi. Cri, allora, leggilo tu. Dalle scritture, una notte, il profeta Fighter durante il convoglio dell'esodo si rivolse all'autocolonna e disse: in verità vi dico, chi non mangia la torta avrà in cuor suo la vita eterna. Convertitevi. Giusto. La zero. Tenersi a sinistra. Senti, io che c'ho il diabete, c'è rientro? Ufficio? So. Raga, attenti che ne abbiamo due dietro, eh. Grazie. Cos'è quello? Un dinosauro? Con la bocca aperta? Sarà quello. Sì. Porca boia, quanto l'ho presa larga. Sta attento lì, perché lì è fetente. Dopo convertiti devo scrivere che la panna sia con voi. Amen. neanche su Dom si sente una roba del genere. Che te ne privi dalla panna. Buonasera, un pochettino. Ciao bello. Chi è? Ah, era italiano? Sì, ha parlato italiano. Ciao. Adesso sento la mia voce che torna indietro. Com'è? Sì, adesso si sente. Vedi, che cazzo è successo? Me lo spiegate? Andare a riuomo. Dai ragazzi, cambiamo argomento, va. Che può essere pericoloso. Sì. Zappa. Sì, sì. Ma no, quanta gente. Beh, è bello pieno stasera. Sì. 1073. Ma siete in pro mod, sì? Sì. Sì, sì. Beh, 1073 su 2002, neanche tanto. Sì, parliamo d'accordo, va bene, più sì, parliamo di computer, va bene. Andare dritto. Sì, quello che vuoi. C'è Dom in offerta, comunque. 90%. Cosa? Di sconto? Dom. Sai lei il Dom? Un gioco di... Hanno sparato in prima persona. Sì. No. Nella trilogia. Dom. Io, raga, al prossimo poccio mi dovrei fermare. Come? Sei già senza il gasolio? Sono a metà. Ok. No, perché mi sa che il tempo che ci arriviamo scende sotto la metà. Ok.
Ragazzi, qualcuno ha notizie di Mirko? No. No, è ancora nel server di là? No, è qua. No, è qua. Con noi. Ah, ma è mutato, qua, è mutato, giusto, l'aveva detto, sì. Chi è Mirko? Mirko è Jack Crick. Jack Crick. Jack Crick. Vedo un po' di nomi. Jack Crick a te. E Michele, ovviamente, è Bosco. Sì, l'ho capito ieri sera, con l'altro ieri. Che metto un po' io chi non mi associa il nome utente al nome effettivo, Vabbè, non è... Raga, attenzione, attenzione a questo qua, che sta guidando sulla corsia di emergenza, Ma dato, stai avanti, ci è terminato, quindi. Sì, è come l'ho accorto. Bellissimo. Ma scusami Andrea, tu sei capo convoglio per eccellenza, che cazzo come mai succedono queste cose? È ingarellato con quello davanti, l'ho visto. Sono ritronato. Attenti raga, raga, attenti che ci sta sorpassando uno alla sinistra, alla nostra sinistra. Sì, vedo. Grazie d'avviso. De nada. Stiamo un pochettino amico sul filo di destra, così questo sì passa e non rompe i maroni. Bella sta skin! Adesso me la vedo anch'io. Sì, c'hai i colori dei mangia baguette, però. Urca no, dai. Andrea, è tu allora, dai. No, c'ho già un polacco, guarda. Non riesco a capire se va avanti, se va indietro, se rallenta, se accelera. Non riesco a capirlo. No, però vedo è proprio arrivare un camion tutto colorato. Bellissimo. Sì, è molto francese questo qua. Chauffeur. Scusa, LCGFR France. Tenersi a sinistra. Oh, dai, polacco. E vai, vai però. Timus 90 km all'ora. Col Go. Devo andare avanti, andare poco più avanti. Visibilità nelle menzioni di Windows, trovare lo spazio su disco rigido, rimuovere le app inutilizzate, eliminare il bloatware, velocizzare PC eliminando virus e malware. Ok. Adesso sono c'è, ho letto che c'è un'alternativa gratuita a Malwarebytes, noto antivirus di quelli belli tosti, e non mi ricordo più per come si chiama, ragazzi, però se andate in cerca sul Ticket e Tocket lo trovate, un'alternativa a Malwarebytes, io no, no, che è gratuita. Ho trovato un distributore, Robby. Ok, ci fermiamo allora. Sì, tanto lo devo fare anche io. Questi pociometri. Penso che io e zio ci arriviamo. Sì, l'abbiamo fatto prima. Vabbè, io in teoria dovrei rimanere con... Guarda, io ho 2100 km di autonomia. Io 1365. Stiamo sfiorando tutti i punti del politicamente scorretto, ma io con uno stile e una misura che nemmeno un campione di Goriziana farebbe meglio. La Goriziana, se non sbaglio, è un gioco di biliardo, no? Il modo di giocare il biliardo, credo. Sì, non lo so io. Sì. Sì, ha detto di sì. Yes. Tavano, yes. Gioco di biliardo, tutto di difesa, tiri di misura, ricopertura. E quello che invece avere i 5 birilli ha i 9 birilli. 9? Mai visto? No, non aspettavo. Quindi dobbiamo scippare a destra, ci fermiamo sull'autostrada. Beh, chi non deve fare poce si ferma sull'autostrada, invece chi lo deve fare è Ecce. Guarda, c'è un McDonald's, adesso vi volete fermare, mangiare, tranquilli. Un bel sesci McBacon, magari. Adesso mi faccio un panino con la Nutella, altro che...
alla fame. Terza uscita. Come dovete farlo a me? No. Serio, c'è McDonald's? Sì, voglio, c'è un McDonald's. Voglio il crispy McBack con spicy. Se volete scherzare, vado a mangiarmi una brioche. Si prega di invertire. La faccio un tramezzino io. Non importa. No. Troverò un nuovo percorso. Ale. Beh, vado a mangiare la brioche. Riorientamento. Mangio la brioche, voi fate il pieno e torno. Ma che adesso sono anestetizzato. Però, una fame. Invertire il senso, sto cercando un nuovo percorso. Riorientamento. Invece la 95 anni, 20 e 59. Roby? Zio? No, dai. Fai che a me non serve. A me non serve. Fatta che delinquente. Ti ho visto cosa ho fatto? Hai visto cosa ho fatto? Io sì, ho visto. Però mi sono fermato, l'ho lasciato. No, di misura, vedi, l'ho anche fatto lì. Okay. Fatto. Taglia dentro a destra, Andre. Digidez, sospensione cabina 100. Non importa. Coppia di androtrasmissione, dice Ale. Quello lì, quello. Ce l'ho a zero. Quello più lo alzi e più vedi il camion che si torce quando parti e fai fatica. Si torce la e se lo tengo a zero? Non dovrebbe far niente. Sparisce l'effetto di questa torsione della cabina. Voltare a destra e poi però se ti dà l'impressione che il camion si alza, è anche quello lì delle imprecisioni della strada, ma non mi ricordo come si chiama. E c'è anche quello. Simulazione di superficie regolare? Sì. Quello è quello, sono le buche nelle strade. Però quello lì c'è il senso, quando tu trovi delle strade con tanti avvallamenti ti dà la sensazione come se ti alza il camion. Uscire adesso. Ma non l'ho fatto in casa. Però. Ma è francese? Io ci ho rinunciato a capire di che nazionalità sono questi qua, perché. Possiamo andare? Sì. Perché ti sei fermato, Robertino? Perché. Siamo tutti e quattro qua. Due fermi. Ma andiamo a andare avanti, dai. La sto riprendendo adesso. Ora l'hai fatto? Sì, vado. Avanti, vado. Vai. Ok. Vai, ci sono io dietro di te. Ti proteggo io, amico mio. A posto, Semo. Quanta di gente parcata. Meglio che si preoccupa lui. Sì, no, è un ex pasticcere. Ah, ok, bit, ok. Ottimo. Ma zio è passato al Mac, vi ha fatto feste a tutti, Ha già mangiato lui. Fatto lo spettino di mezzanotte? Sì, più tardi. Beh. È mica mezzanotte adesso, sono le 11. In anticipo? No, un po'. Quando tornavamo da Roma la sera, prima di tornare, sempre il cornetto caldo, c'era la fila, c'era il sabato sera. Eh beh. A mezzanotte va. Cornetto e cioccolata. No. Ehi, copyright in arrivo. No, da noi viene preparato. Insomma. Con l'intonazione mia, neanche l'algoritmo più astuto riesce a capire che canzone fosse. Ci vuole un veggente, ci vuole un sensitivo per capire cosa canto. Ma c'è musica aliena, ti portano all'area 51. Ecco, sì. All'area 52? 52. Cresce tutto, vuoi che non cresca quel numero lì, scusa. Quindi, ma lo mettono direttamente sotto a dei sotterranei proprio, tirano direttamente là. Io mi sono chiesto, ma perché si chiama proprio area 51? E c'è la risposta. Perché così se lo chiede qualcuno. No, ecco. No, perché era suddiviso in zone, non me la ricordo, l'ho letta da qualche parte, ragazzi, questa qua. Perché si chiama su Geopop. Su Geopop. Informeremo. Ah sì, lo seguo Geopop. Ecco, leggi su, fai la domanda su Geopop e vedrai che lui ti risponde, perché l'hanno già fatto. Non c'è stasera HCE, se no ce lo diceva lui. E chi ci dice che non c'è? Voi lo vedete? Andate a vedere nei numeri. Darci. No, non lo so, però se c'era si palesava, no? Figuriamoci. Ora si palesa. Avrebbe aiutato. Io ho un video che ho visto su Geopop,
Di che cosa devi fare se sei in un ascensore che sta precipitando in caduta libera? Pregare. Devi sperare salvate e basta. O fai caduta libera, sarai attaccata al soffitto. Che no. Poi dicono di stendersi sul pavimento dell'ascensore con la pancia rivolta verso il basso, se non sbaglio. Sì, esatto. E così cerchi di prevenire il momento dell'impatto. Eccolo, sì, qua, eccolo qua. E Francesco è già andato a controllare. Si chiama Area 51 perché inizialmente è chiamata Nevada Test Site 51. Andrea rallenta un po', sono rimasto un po' indietro. Un numero progressivo? Sì, probabilmente sì. Un numero che identificava la zona. Hai 85, per 85. Comunque la spiegazione della posizione da assumere se sei in un ascensore in caduta libera, quella che hanno spiegato, proprio stesi giù, no? Solo per facilitare il lavoro degli addetti che vengono a raccogliere quello che resta. I pezzi. Vabbè, sì, i resti. Per lo spappolamento, sì. Io vorrei capire, noi che siamo, io, Jack, Bit, che siamo bassini, come ci dovremmo entrare per lungo? No, poi no, poi... A voi chiamano quella nota marca di carne in scatola per tirarvi fuori. Ah, sì. Deve essere una sensazione gigante. La Samontana, la Samontana. Copyright in arrivo. Eh sì, ciao. Vabbè. Come cavolo si chiamava quella, diciamo spam, va. No, non è quella. Anche, guarda che anche quella è una carne in scatola, eh. Beh sì, l'ho citata apposta. Ah, ecco, Montana, ecco come si chiamava, appunto. Ecco. mi dissocio. Cristian, mi scrivi per favore un punto esclamativo dissocio. Yes, molto gentile. Però io purtroppo sto guidando, quindi so che tu non lo puoi fare. Io invece scrivi, me c'ho fame. No, mi mette una rima, però è meglio che non lo dico. Oh, io datemela dalla marca che volete, ma la mangio uguale io. Non sto a vedere il nome. Basta che è buona. Ho cenato alle 9 stasera, che ho fatto pure tardi, però mi è stato a fargli venire fame. No, dai, no, non puoi però sempre dare la colpa a me, cazzo, che ti viene fame a te. La fame è tua. La fame è tua, ma insomma, mi sento un po' colpevole. Ogni volta parlo di torte, di dolci. L'altro tira fuori la carne. Ho messo un pezzo di scotch dove c'è il tuo riguardo. Vai. Ok. Sì, non ti vedo. Come? Ho coperto il riquadro dove c'è zio quando mangia. No. Io lo seguo zio su Instagram. Buonasera. Bello. Mi ridissocio. Quello. Mi autodissocio. Chi di voi è senza peccato scagli la prima sfogliarella. Ma io dissi, ti dissociamo. Chi l'ha mutato? Io dopo questo Cristian l'ha riscritto. Infatti ho guardato, visto che qualcuno l'ha mutato. Chi? Bit. Ma chi è che è stato mutato? Non ho capito. Robby. Robby, l'uomo della pubblicità. Ah, l'uomo. Forse l'aveva detto. Forse il coso, forse il moderatore automatico, No. È Francia che l'ha silenziato. Questa è cattiveria, ma. Cazzo, non sta a slargare la curva, l'ha scritto, sì, l'ho silenziato. L'ho visto adesso. Che il buon 5 minuti. Adesso parliamo di cose caffè. Sbuttato. Adesso mi vado a pigliare un caffè. Un caffè dolce, però. Caffè dolce. Grazie, Pit. Ti voglio bene. Sì, perché ti ha mutato. sì, l'ho mutato. Guarda, da me è avanzato un po' dal rosso, ma dopo ci faccio un tratto. No, io ho la biscottiera che è lì aperta, che mi aspetta. C'ho le fette biscottate, quelle che gironzolano col malto dentro, avete presente? Sì. Senza dire marche. Poi c'ho la torta che è coperta dalla
tovaglietta, lì ci mette sopra la tovaglietta così resta bella morbida. Mi sta venendo il diabete. Francesco, levami l'audio per favore, lo dico. E poi quasi quasi le chiedo se mi fa anche un po' di cioccolata calda. Sono un po' indeciso. Vite, posso sì, dire che ti amo e ti odio allo stesso tempo? Vabbè. Posso dirlo? Dirlo? Vabbè. Basta che non fai un dopo di quello che vuoi, guarda. Basta che? Io domani mi... Vai. Basta che, Ale? Basta che non fai la pubblicità. Ah, ecco. No. Però... L'hai già detto. Io domani mi mangio una bistecca. A pranzo. No. Ah, io domani ho il corso quello della patente. Allora, alle 10:15 sono indeciso se una lingua... La lingua è quella della pizza rossa, no? Fatta a lingua lunga. Bella croccante, oppure un panino con la porchetta. Panino con la porchetta. Idem. Sì, allora, panino con la porchetta, va, ok. Panino con la porchetta e la soppressa. Anzi, facciamo uno con la porchetta e uno con la soppressa. No, dopo devo fare 3 ore di corso, ma chi sente dopo? Attenti, ragazzi. Perché nevica? No. Ma abbiamo i guardrail che ci salvano lì in mezzo. Vuoi che quei cazzi di paletti lì servano a niente? Dimmi. Ah. Secondo te, quando vengo giù, oltre che a mangiare la bistecca e vario, cosa vado a mangiare io? Tu te mangi tutto, che ne so, sei pure secco, sei pure sta fortuna. La ribollita. Mangio anche il panino con la porchetta io. Quando occhio, vengo giù. Occhio ragazzi che ce n'è uno sparato dietro, eh. Ma tanto non ci può superare, c'è una la corsia. No, adesso qui è due. Qua è due. Ma adesso con Andrea è una. E una aspetta, Andrea, rallentiamo un pochino che sono un po' indietro. Ce l'ho dietro io, ce l'ho. Vabbè, aspetta. Vabbè, sta a toccare all'ettare. Sì, c'è una rotonda là in fondo. Perché è messo il passato. Pure metà di paletti. Appena riparato il camion, basta che non lagga il primo dalla fila, se no siamo finiti, una corsia sola qua. Con gli egiziani per tirarci fuori dopo ci mettiamo a piramide. L'hai detto te? Ma che ho detto? Non si può più parlare. Che cazzo? Ho detto? Egiziani, piramide, che c'è adesso? No, è là che prendere la terza uscita. Noi sto vedendo altro questo istante un 360. Attenzione, uscire raga adesso. C'è un po' di gente, porca vacca, sì. C'è tanta gente, ma non ci potevamo fermare qua a fare il gasolio, non ci dovevate perdere tempo. Ma quello che fa allo stop, io c'ho rosso cazzo, lui sta sempre fermo lì. Thank you. Vai, dai fuori al sugaro, evidentemente sì. Io ho suonato io per ringraziarlo. Io devi far gasolio. Io l'ho ringraziato. E basta. Ah no, io sono pieno, dicevo, per la confusione che c'è. Ah, ok. Non mi fate fermare che vado in cucina, sennò. Alla vostra coscienza, alla vedete, decidete. Prendere la prima uscita. Ah, torniamo dritto. Tanto il gasolio che ho mi basta. Ma io se vado in cucina adesso trovo uscire un budino, adesso. È meglio che lascio stare. Maria santissima, roba. Io lo so con chi ti devo mandare. Io dai tempo qua a quella donna del fornale la roba, però. Io devo stare l'arco al divano e al frigo. E io devo stare alla larga dalla colonna e dal frigo. Io devo stare alla larga da voi. France, mi sta cadendo un altro dente solo a sentirlo. Beat scrive Alessandro Bombolo e la carbonara. Senti un po' com'è sta carbonara. Preciso. Avevo messo pure il video, avevo messo. Com'è? Allora, com'è? Dimmi un po'. No, ma... Questo è Cristian.
Abbiate pietà di sto povero ragazzo che sta morendo dei dolori lancinanti. Se tiene la panza che sta scappando. A me è rimasta impressa una cosa, un'altra serata tipo questa dove ci siamo scoppisciati dalle risate, forse anche di più di così, anche se sembra difficile, è che c'era Andrea che a un certo punto ha cominciato a dire: ragazzi, mi fa male il fegato. Ma dico, come cazzo? È vero. Come fa a fargli male il fegato a lui? Io avevo male alle mandibole perché non so più dove buttarle, porta di ridere. E lui c'aveva male il fegato. No, io avevo male al fegato e alle mandibole dalle risate. Perché essendo abbastanza magro, molto magro. Ce n'è uno allora che arriva, ragazzi. Sì, lasciamolo andare avanti. No, sì, si è fermato. Perché c'è la corsia che sta ristretta. Certo. Quando era in Cina vuole andare. E c'era la portoghese in room. Ah, ecco. Quando ero in Cina e avevo la portoghese. Ah, ecco, bravo. Sì, il momento era quello lì, si parlavamo di quella roba lì e l'ho mandato anche sul ticket e tocket, quello a fare lì. Sul tocket e tocket. Messo a quello lì. Scusate la curiosità, ma che ci faceva nella tua stanza a Portogallo? Non lo sapevamo, però c'era Francesco che andava di qua e di là. Allora ho detto, secondo me è la portoghese che parlava prima. E quindi è venuto fuori lì il discorso della portoghese. Ragazzi, che ci sta sorpassando, attento Andre. Vabbè, no. deve rallentare, c'è la rotonda. Ah, vabbè. Lo yacht, dici? Questo sì. Vorrei evitare di stringerlo. Sì. Anche perché io dietro, davanti a me, ho un pezzo di... Bella. Anche lui mette la freccia a sinistra, molto bravo. Alla rotatoria, prendere la terza uscita. Non mi funziona la freccia. guarda caso sei sempre te, Andre, quella che non ti funziona. Oh, dai. Agire adesso. È 2 ore che non piove più e io ho ancora i terzi cristalli collegati. Ce ne sono altri 2 che arrivano da dietro, eh? Sì. Uh-huh. Anzi, sono fermati lì a rotatoria. Stiamo incontrando un bel po' di gente stasera. Davvero? Questo attento, Che c'è? È in sorpasso uno. Sì, beh, ma sta sorpassando Busco, credo che sia Busco quello lì dietro di me, no? Sì, è Busco. Dietro di te ci sto io adesso, zio. Ah. È Busco lui. Ok, facciamo passare sto pistolino qua. Pistolino. Sì, un altro po' vado giù dal ponte per farlo passare, basta che arrivi, ragazzi. Ma, oh. Ad Andrea funziona la freccia destra. Mamma mia. Eccolo che arriva. Eccolo che arriva. Cazzo che laghi. Cazzo che laghi. Porca vacca. Tira pure lui. Che bisogno c'è di sorpassare la rotatoria? 29. Ma che cavolo c'è scritto lì? Tutto blu. Ma vai che ti sei fermato. Sì, infatti. Fortes Candor. Andiamo bella a destra. C'è parecchia gente, ce li abbiamo beccati tutti qua. Ci sono 800 uscita. Giocatori, porca troia, sono tutti su questa strada qua. Uscire dal rotatorio non vederli. I rotatori non gli piacciono, però hai visto? No. Ho visto. Cavalca. A nessuno piacciono le rotonde. Ecco, mi è venuto spezzi paleolica. Grazie Ale che hai detto rotatoria. La rotatoria. Sì, carreggiata. Sì, la rotatoria. Oggi c'era Francesco che faceva le rotondatorie. Che così non è vero. Rotondatorie. Accelero? No, che acceleri? C'è il pistolino dietro lì. Ma il tempo di avere il convoglio militare che non c'è può mettere in mezzo. Sono
Sono a 79 km orari. Spero che mi passi questo, perché mi fa un po' paura. Sì, oltretutto stai attento che lagga, perché mi ha messo sorpassando, mi ha tirato due o tre laghi. E adesso si Andrea, è quello che lagga, devo conviene spegnere il PC. Laggano tutti e tre insieme, sei finito. Overtake me. Vuol dire sorpassami, a quello dietro di me, dico. Sì. È un po' difficile. Aspetta, vado un po' più piano così mi può superare. Me? Yes. Scrivi DDC. Aspetta. Tanto ci ha aspettato un'altra volta. Allora o freni e lo fai passare. Aspetta, esatto. Mi fermo e lo faccio passare. Tenersi aspetta. A destra e poi continuare dritto. Robertino, tesoro bello, sì, desieto tuo. Fermo lì. Sì, vai. E guarda che hai creato. Che casino, che casino che hai fatto. Hai fatto passare anche l'anno. Thanks, buddy. Aspetta. Niente, bro. Così. Sì, Narc, hai letto? Sì, ho mandato un emoticon di approvazione. Sto accelerando. Number one, quello lì, Metal Transport, Danny Mark. Almeno ce lo siamo levati dalle scatole. Andrea, siamo te davanti e io subito dietro. Io ogni volta che vedo quei francesi che hanno il nome della mia azienda, quella reale, quella a livello familiare, mi viene nervoso. Perché ti ricorda il lavoro. È giusto. Sì. È giusto. In teoria dovresti registrare il logo e il nome. Anche qua. Così lo oppure nuclearizzare la Francia, ma quello è più complicato. Allora, se no alla tua azienda familiare ci aggiungi ETS2 alla fine. Bello. Così dove stiamo andando? Che cazzo te frega a te? Ivalo. Lo voleva andare sapere. Giusto. Adesso ti risponde me too. È facile. Facile. La strada è quella, È facile che stia venendo con noi, infatti. Oddio, scusa Ale, scusa. Che è successo? No, che ho frenato un po' troppo. No, tranquilli. Basta che non succeda un botti. No, ma io lo vedo, ma tante volte mi allargo per vedere avanti, mica perché te sto evita a te, per vedere gli altri come stanno messi, così mi regolo. Rotonda. No. Alessandro, lo sappiamo, insomma, non lo vedi tutto come staccata la prima volta. No, ma te lo dico Ale, perché ti vedo molto adesso. Vicino al mio rimorchio, per quello. No, ma io ci viaggio proprio vicino così a tutti quanti, È l'istinto da corsa, quello. Vedi che avevo ragione. La prepariamo. Kirkenes. Fagli gli auguri, Robby. Esatto. Ma lo sa. Aspetta. Sinnar, che la cosa nella scia, no? Deve stare sempre attaccato, no? Sì. E ruba pure un chilometro orario all'avversario, è quello. Andare. Good luck. Certo. Ma allora devi mettere. Ex. Te ne accorgerai. Te ne accorgerai. Dovevi scrivere gli happy birthday. Sì. Mamma mia. Ho due giorni. Mi è tornata la tosse. I'm going in mona. Zio, devi smettere di fumare. Cioè, io sto svapando crema caffè. Dobbiamo iniziare a slavare. Aspetta. Abbiamo un flirt in diretta. Robby, hai rimorchiato, dai. Dai, che sta per arrivato in ritardo da te. Cos'è che è? È arrivato in ritardo da te, San Valentino. E allora, dai, almeno ho un'occasione. Pensate, questo si chiama davvero Valentino. Ho un'occasione. Valentino. I'm from Denmark. Schiegli e mastica sotto.
Com'è che devo scrivere? Mastica. Niente, niente, no. Nice. Poi dopo i puntini ti dico quello che c'è. Dai che è fatta un bel nerboruto camionista danese. Un metro e 90, 160 kg, addominali sblusati e niente pelo sul petto. Biondo, pieno di soldi. No, 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 la felpata, spalle pure. Posso dirlo? Non lo so, dipende da quello che devi dire. Basta che ne è pubblicità, poi di tutto quello che no, no, no. Aspetta. Lo scrivo. Consigli per gli acquisti. Andre? Ica? Cazzo, tira un pochettino. Pasta, pizza. Che so, se non mi dite... Daghe! Daghe, Andrea. Tiro... Daghe. Tiro 95 o 98? No, no, che 98? 92, 93. 99, ok. Vabbè, così induciamo. Va belle queste comunicazioni, perché proprio... Comunque, riguardo a un discorso di... Andre! 89. 89. Zio, non smetta di fumare, perché lo sai che se no ti butti sui dolci dopo, no? Ah, sì? Beh, ma non è un problema. A zio, ti tocca mettere i gemellari sulla bicicletta dopo se smetti di fumare, però. Non, no, non corro. Non corro. I'm so kicking a dog. HCE fantastico. Masterpiece. È rimasto un pelo indietro Busco, raga. Ma che, sono dietro un pochino a dare, ma meglio così. Andre, dove cazzo sei andato? Abbiamo un po' di strada nascosta, Andrea. E capirai. Per fare questo come dribbla, è nascosta, sì. Sì, era nascosta. Come dribbla di svincoli. Oh, attenti, fatelo passare. Sì, ma non lo segnalo sulla mappa. Rocky, allora, sta dietro però, non è che lo dobbiamo evitare a noi, lui pure deve stare attento a noi, quello che sta arrivando dietro veloce. Io me lo sono ritrovato proprio, non mi sono accorto che c'era una strada nascosta. Volevo fare un colpo salesco. Ha detto Andrea, Michele, ha detto Andrea che non te la segna neanche sulla mappa. Me ne sono accorto. E io pensavo che era andato fuori strada. In teoria questo si sarebbe dovuto incastrare sotto al ponte adesso, perché non ci passava. Riprendo a 91 km orari. Sì, 120. Attenti che sta arrivando. Eccolo, avete nominato HCE, eccolo qua. I Tamboli. Sì, questo ci ha sorpassato prima, adesso non so dove cazzo era andato. Ma... Comunque. Vabbè, adesso deve aspettare. Questo c'è il ristringimento della carreggiata. Tenersi a prendere il caffè. HCE, no, no, è che dovevamo chiedergli prima perché l'area 51 si chiama così. Significato dell'area 51. E avevamo pensato a te, HCE, non c'eri. C'eri, ma mi dicevi infatti che stasera saresti arrivato tardi, mi pare di ricordare questa cosa. Sì, volevamo chiedere a Fox Mulder, però non l'abbiamo rintracciato. A chi? A Fox? A Fox Mulder. E chi è? Quello di X-Files. Bravo, Are. Mulder e Scully. Me lo vedevo sempre, sul più bello finiva la puntata. Quando erano arrivati a un passo di scoprire chi è l'alieno, che è successo, finiva la puntata. La sorella sta zozza che è sparito, ma... Il nome in codice di quell'area, sì, ovviamente. Sì, l'avevamo pensato anche noi. L'avevamo pensato pure noi, però... Stiamo arrivando a Calix. Che? Il nome della città. Guarda questo.
Salga, è quello lì, il Calvino lì, quello che era. Sì, Salga fatto. I tamburi. I teodici. C'era il distruggimento della carreggiata, per poco non mi veniva addosso il camion. La rischiata, dai. La settimana scorsa, giusto parlando di X-Files, alla rotatoria, prendere la seconda uscita. La lista di tutti gli episodi, tutte le stagioni, da seguire se vuoi guardarti solo praticamente quelle che parlano, della storia di principale di Mulder, della sorella scomparsa, della storia del cover up sugli alieni, perché tutti gli altri sennò sono episodi messi lì con altre mini storie, no? Oh là là, qua è stretto. Alla ruta era bello, mi ricordo perché erano di domenica sera, mi piaceva. Darle che non lo vedo, uscire adesso. No, ci sono state un po' di serie belline, Twin Peaks, Spike, poi cos'altro? Gerald il Camaleonte, che probabilmente non conosce nessuno. No, l'ho sentito, però io invece mi vedevo quell'altro, come si chiama, non mi ricordo, quello che c'è, quel signore con gli occhiali che c'ha il bastone, mi pare, se non sbaglio, che inquadrano sempre le telecamere dagli incroci che inquadrano la gente. Sì, l'ho capito, a me non mi ricordo il nome, quello mi piaceva. Forse Person of Interest. Sì, questo pure mi piaceva tanto. Salvataggio. Il Gerald che dicevi tu, Sinar, che è quello che viaggia nel tempo? No, è quello che era scappato da una sorta di istituto, associazione segreta, ed era molto abile a fingersi chiunque, cioè un medico, un pilota. Sì. Ah, sì, adesso me lo ricordo, sì. Ma voi, raga, come serie TV che cosa vi piace guardare? Così per... Adesso quasi più niente, se dico la verità, però prima qualcuno la seguivo così. Poi c'era pure quell'altro, quello del giornale, non mi ricordo il titolo, che lui gli arrivava la mattina il giornale. Ah, sì. E andava tutto il giorno in giro per la città a prevenire incidenti, uccisioni. Alla ruta era il giornale del giorno dopo. La seconda uscita. Sì. Io invece una serie TV che guardo tutti i giorni. Attento. È una serie TV americana che fanno sul 116, sul 117 di non so se lo posso dire di Sky. Alla rotatoria, si chiama Delitti a circuito chiuso. Forse qualcuno di voi la conosce. No. Uscire adesso. Sì. È praticamente quella serie che fanno vedere i delitti ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Orca boia. Già. Docu crime. Sì, giustamente. Io invece ultimamente ho smesso decisamente di guardare la TV. Stanno diventando veramente osceni. A livello pubblicitario, non parliamo né dei TG, proprio quello è fuori. Ah, ecco, c'era Darwin stasera. Proprio ho smesso completamente. Tant'è che stasera mia moglie mi diceva, vieni a vedere che c'è X-Factor, The Voice, Senior. Ecco, l'unica cosa che riesco a guardare. Uscire a destra. Perché ci sono delle persone un po'... Guarda, quello è bello. Non più giovani, ma io mi guardo, me la guardo quando voglio io, me la guardo con il coso lì, come si chiama, su internet, no? Voltare a sinistra. Su Replay, Rai Replay, questi qui così, insomma. Sì, quelle robe lì, sì. Hai visto quando ha cantato quello che ha fatto la colonna sonora di Trinità? Altro che. Porca miseria, mi sono venuti i brividi quando l'ho sentito. Poi scopri che era un italiano. Sì, beh, infatti. Che l'ha fatto. Poi un'altra serie TV che guardavo. Pure quello che ha fatto la canzone quella rumena, Dragon Tenin Day. Ah sì, quella è della settimana scorsa, l'ho visto anch'io. Sì, con quello tutto truccato. Che è italiano. No. Non esiste. Gliel'ho detto anche io, perché non ci vai? Così ti guardiamo. Voi siete fuori di testa. Più a Masterchef vicino a Cannavacciuolo a assaggiare i dolci, ecco. Là sì, magari assaggiare i dolci, però non farli, sì. Assaggiarli, no assaggiarli. Mm-hmm. Io pure sto dall'altra parte dei fornelli,
Chi è questo Carulotto? È un vacanziere, Prime Logistica. Guardare la TV solo per questo. Beh, ti ringrazio, ma Annibale Giannarelli, esatto. Sì, 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 è lui. Sì, sì. Beh, deve essere dalle parti sue anche, credo. Prime Logistica. Guarda, se ci penso mi vengono i brividi, perché a sentire cantare quella canzone dal vivo in quel modo così... Eh beh, l'ha scritta lui, se non la bello, sente lui bello, quella bello. Canzone. Vabbè, dal vivo è un'altra cosa che strumentale in quel modo, sistemata, fatta a studio, eh. È diverso, eh. Vabbè, certo. Però c'era quello che fischiava. Ve lo ricordate che ce n'era uno dell'orchestra che fischiava? Sì. Che faceva il fischio, anche lui fischiava molto bene, non è facile fischiare, eh? Fischiare a quei livelli lì, intendo. Sì. Beh, girava pure un altro video su sti social che c'era un vecchietto che suonava la chitarra e faceva la musica di Ennio Morricone. Sì, l'ho visto. Buono tutto il cattivo che batteva sulla chitarra e faceva tutti i versi. Wow, wow, wow. Ah, sì, sì. Bravissimo, era veramente bravo, ammazza pure quello lì. E non fa solo quello, No, no. E fa tanti. Sì. Di Annibale Giannarelli, ragazzi, comunque mi è colpito molto l'umiltà di quella persona lì. Sì. Adesso non so se fosse costruita o fosse vera. L'impressione è che fosse vera, ed era una persona estremamente umile. Lui l'ha detta così. Ha detto sì, si è sentito quasi in imbarazzo quando ha detto che era lui che aveva scritto Trinità. Sì, quindi io pensavo che per questo motivo che fosse vera questa umiltà sua. Sì, ma ha colpito pure a me, infatti, quella cosa. E c'è stato il Clementino che cazzo, non sapeva più dove buttarsi quando ha scoperto sta cosa. Clementino sì. Era uno dei quattro giudici, no? Sì, che si è alzato in piedi. Ci sono le regole di Babbo Natale. Dove? Ah, sì, niente, sì, sì, sì. Te le sono dimenticate? Sì. Volevo fare una domanda da Cacie, zio. Prego. Forse ancora inerente alle serie TV crime. Allora, Cacie, tu guardo, non so se tu l'hai mai vista, ma è una serie che fanno sempre sul 116 e sul 117 di Sky Crime, che si chiama La vita appesa a un filo. Fa vedere praticamente mostra le chiamate reali, perché sono chiamate vere, che fanno al 911 in America quando ci sono degli omicidi, delle situazioni di emergenza, sostanzialmente. Forse qualcuno di voi la conosce, o comunque l'ha vista. Ho presente, ma non le seguo. Comunque, invece di dire quel termine lì, usa il termine cielo, dai, che sei più tranquillo. Cosa? No, Alessandro l'ha fatto morire. Cazzo, dico un pornazzo ogni tanto, no, porco due, quelli omicidi e delitti. A me piacciono, cioè. I pornazzi ti piacciono, lo sappiamo, eh. Ha ragione, un po' di pornazzo ci vuole. Se vuoi ti do io dei siti, eh. Lui è esperto, vedi, ti spiega tutto. Boni, state buoni. No, non esagerare. Via dalla parte delitti delle telecamere e telefonate d'emergenza. E che cazzo? Che stai facendo? La pompiera la mattina? No. Andare dritto. No, allora diciamo la verità, perché sono curioso di sapere come va a finire tutto lì. Cristian. Triste che va a mangiarsi un dolce, anche lui. Ecco. Io non riesco a del carciolo. Il carciolo? Il carciolo? Carciolo, il cassetto. E cos'è? Il cassetto, ok. Ma cosa c'entra il cassetto? Un casciolo. E che devo fare col cassetto? Cioè, non riesco a vedere il cassetto e prendermi le cose a mangiare. Fatti c'è il vignolo. Fatti c'è il vignolo, che dopo lo apri subito. Cioè, per me è che apri il cassetto e sposti il portatile. Andrea? Ho rallentato, infatti. Il rapporto? È l'1:49, ragazzi, ma non abbiamo visto la notte sto giro, eh.
No, però abbiamo le luci accese dai 5 pomeriggio, dai. Vabbè, dai, però è troppo bello qua. Me dà le 2.50, eh. Bene, l'1.50 a me. 1.50. Anche a me è l'1.50. 51 adesso. 51 ora. E poi se non sbaglio mi dice meno 3 gradi o più 3 gradi. Dove lo vedi? Meno 3. Nel cruscotto dello Scania dentro, tutto l'ora. Di quel genere a me, scusate, di quel genere a me intrattenevano quelle sui vicini che alla fine si sparavano tra di loro, oppure sui coniugi che scoprivano di essere sposati con un serial killer. Ovviamente Made in News, USA. Sì, quelle lì sono tutte americane, vicini assassini mi pare che si chiamasse. Grande, pure quella sai. ritorniamo, scusate ragazzi, poi chiudiamo l'argomento, ma un pornazzo ogni tanto no, eh? Quello che ho detto io. Te la ripeto io la battuta, ci sta tutta. Robby profondo rosso se lo vede la mattina appena sveglio, insomma, quindi non gli fa niente. Come colazione però. Sì. Mamma mia. Io invece mi ricordo da bambino che andavo matto per Hazard, no? Bellissimo. E io per paura di perdermelo mi vedevo il telefilm prima pure, era Simon Templar in bianco e nero. Mi vedevo pure quello per paura di perdermi Hazard. Grandioso. Disastri aerei. Sì, il guaio è che lui l'aereo lo prende. Infatti io se faccio vedere una roba del genere alla moglie dice: vedi che faccio bene io a aver paura degli aerei, guarda lì. Senti, a me mi è capitato di sentire disastri aerei proprio il periodo che dovevo andare in gita con la scuola, ho preso l'aereo. Quindi mi è rimasto un prezzo sta cosa. Non ho mai sentito niente, dico comunque che dovrei prendere l'aereo io, senti caduto aereo di qua, caduto aereo di là, guasto un aereo. Vabbè. Quei disastri aerei erano su Focus, anche quello più sul documentario basato su fatti veri. Certo. Sì. Sì, ovviamente tutti questi programmi sono basati su fatti veri. Poi ovviamente le Renettare rotonda sono tutti ricostruiti, a volte anche i nomi dei personaggi originali vengono cambiati. Adesso. Sì, per privacy. Esatto, sì. Potevi tirare dritto, eh. Sì, anche poi mi vedevo anche lei team, cioè i telefilm quelli proprio anni 80, quelli belli che c'era una volta, lei team, supercar ovviamente. Bello, supercar. Andare dritto. Poi le varie sitcom che c'erano, Nano, quello lì Mork e Mindy, Hit, Happy Days, Supercar, Spazio 1999, che era avveniristico per l'epoca quello lì. Uscire certo. Adesso. Certamente. Poi mio padre gli piaceva Star Trek. Senti ragazzi. Sorry bro. Sampei, scusate, scusa. Io guardo intanto la serie Spada Fighter 40 sbregoni delitti in autostrada. Delitti in autostrada. È vero. È grande. Delitti in autostrada è perfetto. Questo è bellissimo. Questa la vedrei anche adesso. Se aspetti un pochettino, basta che Robby si imbrana un altro po', siamo a posto. Perché non capivo cosa voleva fare quell'altro. Quell'altro che stava rimando da sinistra, se andava dritto o se si ferma, infatti, se andava a destra. E infatti sono qui, ha scritto. Vedete, aspetta, abbi un momentino di pazienza, vedrai che prima o poi, prima di arrivare qualcosa succede. Rallentiamo un pochino che sono rimasti indietro i due. Sì. Io sono a 50 ma voi vai io sto dietro a te, vai non vi fermate, vai. Allora vai. Che risate gas, ragazzi, gas. Ok. Guarda Robby, se vuoi ci guardiamo un Biancaneve sotto inganni. No grazie. Sicuro? Sì. No basta, allora mi devo fermare e mi metto sul fondo. Così li inquadriamo tutti gli incidenti che capitano davanti. Perché qua davanti purtroppo c'è solo Andrea. Andrea non ha questa nomea di fare tanti botti. È abbastanza bravino. Tutto sommato non è molto interessante sotto questo profilo. No, lui. È solo Robby Crime che può creare qualche problema. Però lo so, ma intanto vedi qua, mi fanno...
mi fanno gli scherzi, poi mi devo stare, mi ritrovo davanti, a volte devo guidare io a fare il capoconvoglio quando manca Andrea, cosa che non mi piace fare. Da piccolo Robin si vedeva Bim Bum Bam e cartoni animati, si vedeva L'Esorcista, Poltergeist, si firma così. Passava pomeriggi tranquilli. Mamma mia. Dove l'ho messo il profondo rosso? C'ho il DVD. DVD? Wow. Sì. Senti, io mi ricordo, mia sorella me l'ha fatto vedere quando c'avevo 7 anni. Profondo rosso. Quella stronza c'aveva 13 anni di più. C'aveva 13 anni di più. Quindi lei era grande. Io ancora adesso, se sento la musica di profondo rosso e sto seduto, mi devo alzare e devo camminare. Non riesco a stare seduto su una poltrona o sul divano e stare tranquillo. Mi devo alzare e me devo muovere. Questi sono piccoli shock, eh. Porca miseria. Parlando seriamente. Sì, sì, è vero, è vero. Io ho visto anche non aprita quella porta. L'ho fatto pure io dopo, però era una scelta, quello lì mi sono ritrovato a vederlo e poi dopo rimani attaccato a vederlo. Cos'è Andrea? Non ricordo, che ero proprio piccolo la porta. È un horror, è fatto di una storia vera. No, mi sa che non l'ho mai visto quello. È tratta di una storia vera, di un pazzo che andava in giro con una motosega e ammazzava la gente. Vabbè, ora chiudiamo l'argomento delitti, però. Che lui stanotte non ci dorme più. Perché lo cerca dopo. Ma mica solo uno, c'ha vari capitoli, Celebre anche la trilogia Il Signore dei Caselli. Sempre zio protagonista. Bello quello nero e verde, hai visto? Sì, bello, sì. Sì, vero. Poi un altro film che mi interesserebbe vedere, che uscirà, che se non sbaglio è uscito ieri nelle sale dei cinema, è Night Swim, che l'aveva menzionato Pino. Che oh. È un horror anche quello. Dove dice di non nuotare nella piscina di casa dopo il tramonto. L'aveva menzionato Pino ieri sera, mi pare. Stasera sì. Questo qua si è intestardito fra Svezia, Finlandia, Norvegia, no? Due maroni così. Che strada è brutta. Lo so. No, veramente questa è bella la strada. Oh. No, è bella, ci sono tutti gli alberi ai lati, bella larga. Non vedevo l'ora, guarda. No, ho detto mi faccio quasi 3500 km, parto da Verona e arrivo fino a Ibaro. E peraltro, visto che consegniamo dopo mezzanotte, verranno contati nella giornata di domani. Sì. Vabbè, dai, però in compagnia così è volato il viaggio, dai. Sì. Sì. Così domani me ne faccio un altro. In teoria potrebbe essere un altro posto, in teoria. Infatti non si sa. Ma in effetti questa è meglio. Prima ho visto sempre paletti sparti traffici, non li sopporto io. Ah sì, quel pezzo sì, era noioso, era ma qui è più bello. Da Ivalo e guardo dove arrivare. Io direi direttamente a Villa San Giovanni. Ivalo, Villa San Giovanni, parti, arrivi. Tan. Sì, arrivi domenica pomeriggio. E si arriva direttamente a Malta? No, Malta. No, devi prendere il traghetto, non c'è strada in più. Due traghetti sono. Sì, ma... Se vuoi fare la strada più lunga senza utilizzare il traghetto è Kirkenes Faro Portogallo. Che io ho fatto e che io e te Andrea dobbiamo fare insieme. Peraltro. Perché Kirkenes è il posto più lontano senza prendere il traghetto. Se parti dalla Lettonia sulla destra, scusa, non è di più. San Pietroburgo. Non è da lì di più, scusa. È quasi lo stesso. Come quasi lo stesso, ci stanno almeno 300-400 km di differenza, penso. Ma sì, no. Ma che fate? Vi prendete un giorno di ferie per farlo? No, vabbè, io non lo faccio. Io se faccio quello smetto di giocare online con voi per finito, perché ma non lo faccio. Io l'ho fatto varie volte, perciò tranquillo. Avrò fatto meno 50 volte. No, io non ho sta pazienza. Che bello, no, c'è non c'è proprio il traghetto lì. Fai tutta strada HCE da San Pietroburgo fino a
fino a Faro, non c'è neanche un metro di traghetto. Guarda, mo che arriviamo, provo a vedere se si può creare il viaggio, giusto per curiosità. Mi sembra che era uguale comunque, poi io posso anche sbagliare. Scusa Kirchner, se non sta in Germania? No, in Norvegia, in alta Norvegia. Ancora più su di Ivalo. Allora, che succede? Veicolo fermo sul bordo della strada. Ma che cazzo è sto brimbrombron qua? Dimmi. Parlando di destinazioni lontane. Ma già dove essere, vedo un cazzo però mi qua. Non so. Vedito ti, Andrea. Che cosa? Vedito davanti. Alla rotatoria, prendere la dove, seconda aspetta. La strada la vedi? Sì, sì. Oh, uscire mio, adesso. Un cazzo. Avevo il sole negli occhi. Piccolo topic, parlando di camion e di destinazioni lontanissime. Ma avete visto il gioco Space Truck? Prepararsi a voltare a destra. No. Hanno fatto un gioco dove sei un camionista non spaziale. Voltare sì, l'ho visto. Guarda che l'ha spiegato, sì. Visto uno un pezzettino. Un trailer. No, un pezzettino del programma un ragazzo con un gameplay. Sì. Voltare a destra. Bit pure dice sì. Bit. Come si chiama? Space Truckers. Mi sembra che sia. Dopo c'è. Bello questa. Vado che qua. Che bello, esco, vado. No, fa bello. Vado a fare la manovra più difficile. Fine del viaggio. HC dice Kirkenes Faro 5.74 km San Pietroburgo Faro 4.661. No, ma stai pensando più un po'. Perché se proprio però non te lo conta. E partendo dalle isole Svalbard, però c'è il traghetto in mezzo, sono più di 7.000 km. Aiuto. Svalbard vuol dire. Svalbard. Quella roba là. Ma volendo se possono mettere più tappe. Sì, direi di sì. Ah, HC dice Kirkenes è praticamente il circuito polare artico. Scusate, mi sono messo a fare il lettore di chat. Fatto bene. Garçon, non pensavo di farcela, ma ce l'abbiamo fatta. Sì. Ok, ho premure e devo andare a fare gasolio. Ecco, è un buon sinonimo. Andiamo a fare gasolio. Io da ora in poi utilizzerò questo. Ma è qua dietro il garage, eh? Lo compro, lo faccio gigante e vado a fare gasolio direttamente io. Ok. Giovanotti, è mezzanotte e 10. Cosa dite? Chiudiamo la live? Direi. Allora ragazzi, mobè, salutiamo con tutto l'affetto. Io non ho capito la storia degli obiettivi dei follower, sono tornati 98. C'è qualcuno che va e viene ogni tanto. Qualcuno che si diverte. Vabbè, gli passerà, cosa vuoi che ti dica? Allora, cari spettatori di cultura, aspetta, di cultura sentiamo, che abbiamo no, fermi che sentiamo il saluto del poeta. Cari spettatori, potete essere spettatori, follower, abbonarvi, tutto quello che volete, ma non rompete le balle. Completo io al suo posto. Penso che volesse dire quello. No, ma non sono autocensurato. Bene, perfetto, va bene. Se, poi sentiamo il saluto di Coso, di Robby. Ciao ragazzi. Oh, che semplicissimo, va bene. Ciao Belen. Ciao a tutti. Buonanotte. Ciao. Chi altro manca? Busco. Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao belli. Ciao. Alessandro, un dolcetto finale, no? Ciao a tutti, con i nostri contenuti non vi annoiate di sicuro la sera, eh? Sera 4 risate ce le facciamo. Ciao signori del click. Ciao signori del click. Grazie anche a Francesco e un salutone, un bacione dal vostro zione. A domani sera, probabilmente. Domani pomeriggio il tastierista, no, devo provarlo. E domani sera saremo qua, in qualche modo, di riffa o di raffa. Ciao a tutti, un bacione.